Quindi c'ho la musica lì. Sì, dai, cominci. Risultato per la politica. Bene, ok. Ecco cosa farò. Allora. Ok. Ancora sei lontano da questa posizione. Almeno per me. Diciamo certo, poi per dire certo, poi resta. Ma la mia è 34 anni, non c'è mai che proprio sì. È stata sta sorpresa. Poi togli tra mascherina lì. Sì, certo. Quindi abbiamo definito che a Brescia ciò che interessa era meccanica. Ah, perché tu dici che era location. Di tutte le cose poi dopo sarà aggiornare un libretto educale YouTube, c'è il canale YouTube oppure verrà mandato il link per caricare in volta. Mi piacerebbe poi spenderlo anche sul dottorato, se posso usare. Se poi dopo saremo in compagnia, così io mando fuori, così tutti vanno a mettere un pensiero mio, perché se... guarda, ce l'ho pensato. Pensato, difficile dobbiamo coinvolgere loro, per la sua azienda, ma si può fare questo tipo di presa, questo simbolico, per essere carina sui piace, cioè. Però, in questo momento l'università no. Ho un'idea però che sarebbe fare l'anno prossimo di mettere a fare la presentazione quanti mi piace e se poi mi piace da chi arriva. Sono meno di è un peso esatto. Siamo il primo la presentazione più condivisa. Io sono giunto, io lo dico. Qui è un esercizio piuttosto intenso. Io inizierei. Sì, siamo qui. Eccoci. Allora, la presentazione è qui, ci serve questo per andare avanti. Ok, avanti e questo punto è già. Buon pomeriggio a tutti. Riprendiamo questa sessione di presentazioni di PhD con Lisa, che ci racconta qualcosa di un po'... Non c'era tuo... Eccoci qua. Che ci racconta di qualcosa di un po' diverso rispetto a quello che abbiamo visto stamattina, ma sicuramente molto interessante. Quindi 15 minuti, ti lascio la parola. Grazie. Allora, ciao a tutti. Io durante il mio dottorato mi sono occupata del progetto del canale di fascio e del sistema bersaglio per la nuova versione della macchina acceleratrice spessa ai laboratori nazionali di Legnano. Prima di entrare un po' nel dettaglio per capire di cosa mi sono occupata, è opportuno introdurre il progetto SPES. SPES è l'acronimo di Selective Production of Exotic Species, ovvero produzione selettiva di specie esotiche.
È un progetto attivo ai laboratori nazionali di Legnaro dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e ha come scopo la costruzione di una struttura per la produzione di fasci di ioni radioattivi. In particolare, all'interno della struttura avremo un ciclotrone, che è una grande macchina acceleratrice, che accelera un fascio di protoni lungo un canale dedicato fino a farlo entrare in un locale schermato chiamato Bunker Space. Qui il fascio collide contro un bersaglio in carburo d'uranio, gli atomi radioattivi vengono prodotti, ionizzati e quindi accelerati verso le sale sperimentali. Possiamo vedere i dispositivi che compongono il front-end, che sono appunto l'insieme di dispositivi contenuti all'interno del Bunker Space. Cuore del progetto è il bersaglio in carburo di uranio, costituito da diversi dischi separati tra loro, contenuti all'interno di una box in grafite contenuta all'interno di un riscaldatore in tantalio, e il tutto installato all'interno di quella che viene chiamata camera LAD, che è una camera in alluminio che è progettata per operare in alto vuoto e a elevate temperature. Infatti il bersaglio raggiungerà temperature intorno ai 2000 gradi in operazione. In una prima fase del progetto l'energia di fascio prevista è di 40 megaelettronvolt, però il ciclotrone, che è la macchina acceleratrice, è in grado di operare con un'energia fino a 70 megaelettronvolt. È quindi in programma un aumento dell'energia di fascio da utilizzare al fine di ottenere un aumento della produttività del sistema bersaglio soggetto di ioni e un aumento e la possibilità di produrre nuovi tipi di specie radioattive. Questo però comporta la necessità di definire nuove caratteristiche di fascio ottimali, comporta stress e temperature più elevate sui componenti e una maggiore attivazione dei materiali. Per questo durante il mio dottorato mi sono occupata di progettare un nuovo target operante con un'energia maggiore, progettare quei dispositivi di controllo delle proprietà del fascio situati lungo la linea di fascio protonico e studiare le proprietà di grafite, che è un materiale utilizzato per la progettazione di questi dispositivi. Infine mi sono occupata anche di un aspetto riguardante le manutenzioni, perché una volta che la struttura entrerà in operazione sarà necessario prevedere delle manutenzioni però in un ambiente radioattivo. Quindi bisogna stare attenti e assicurarsi che l'operatore lavori in sicurezza e nel minor tempo possibile. Andando con ordine, noi abbiamo visto che il bersaglio viene colpito da un fascio di protoni che può essere centrato o ruotato attorno al proprio asse per distribuire la potenza sui dischi del target. Il fascio è caratterizzato da una certa potenza che è data dalla sua energia per la corrente. Per questo abbiamo diverse configurazioni di target su stessa. Abbiamo i target che operano con un'energia minore, 40 megaelettronvolt, e i target che operano con un'energia maggiore, da 70 megaelettronvolt. Per ciascuna di queste due energie avremo il target che opera con una corrente più bassa, quindi parleremo di target di bassa potenza, e i target operanti con una corrente più elevata, quindi parleremo di una potenza più elevata. I target sono fatti in carburo di uranio, quindi i dischi sono in carburo di uranio, ma per ciascuna di queste configurazioni esisterà anche una versione con dischi in carburo di silicio, che è un materiale che si attiva meno e quindi presenta meno problemi dal punto di vista della sicurezza. Io in particolare mi sono occupata di progettare il target da 70 megaelettronvolt di bassa corrente in carburo di uranio. Avevamo diversi vincoli da rispettare, avevamo vincoli fisici per aumentare la produttività, termostrutturali e geometrici, e era necessario definire caratteristiche riguardanti il fascio protonico e la geometria del target. In particolare dovevamo definire potenza e quindi corrente quale sarebbe poi andato ad operare il target, e la configurazione geometrica, quindi spessore dei dischi, il loro distanziamento e il loro numero. La progettazione è stata eseguita utilizzando questa procedura, quindi attraverso il calcolo della deposizione di potenza con il codice di calcolo Monte Carlo Fluca. La deposizione di potenza sui dischi è stata utilizzata come input per una simulazione termica in ambiente ANSYS, e i risultati della simulazione termica sono stati utilizzati come input per una simulazione strutturale. È stato quindi possibile andare a definire queste caratteristiche ottimali di fascio e di dischi, definendo un target a 17 dischi equidistanziati da un millimetro con spessore di un millimetro.
Il design è stato quindi testato attraverso test sperimentali dove le temperature erano ottenute mediante effetto giallo di passaggio di corrente sul riscaldatore di tantalio che contiene i dischi del target. Sono state implementate delle simulazioni termiche per andare a vedere al variare della corrente le temperature in gioco e quindi si sono confrontati i dati delle simulazioni termiche con i dati delle misure sperimentali ottenute mediante due pirometri ottici e una termocoppia. Si è trovato in genere una buona corrispondenza tra le simulazioni e i dati sperimentali e ciò ha permesso di validare la nostra progettazione. Come secondo obiettivo si è andati a riprogettare quei dispositivi lungo la linea di fascia protonica che dovevano essere riprogettati a causa di questo aumento di energia. Infatti l'aumento di energia comporta potenze maggiori a parità di corrente, quindi temperature e tensioni maggiori e una maggiore profondità di materiale necessaria per fermare completamente il fascio. In particolare sono andati a riprogettare il collimatore, la target window e la Faraday cap, che sono tre dispositivi che adesso andremo a analizzare nel dettaglio individualmente. Il collimatore è un dispositivo che ha il compito di fermare le particelle più esterne del fascio per evitare la dispersione lungo il canale di fascio protonico o all'interno della camera target. Se opportunamente progettato, garantisce di ottenere una deposizione di potenza uniforme sui dischi del target e permette anche di poter monitorare l'allineamento del fascio. Si è visto che installando il collimatore in posizioni differenti e a distanze differenti rispetto al target, è necessario andare a definire un raggio interno di collimatore differente. Per questo si è scelto di progettare un collimatore modulare che fosse verificato per diversi valori del raggio interno. È stato scelto un design con grafite come materiale assorbente, quindi il materiale che deve fermare le particelle del fascio, sostenuto da un materiale isolante, in questo caso di boro, collegato poi a un blocco in rame dove era stato ricavato il canale di raffreddamento. Come secondo dispositivo che si è andati ad affrontare abbiamo studiato la Faraday cap. La Faraday cap ha lo scopo di intercettare, bloccare completamente il fascio per misurarne l'intensità. Quindi va pensato come un bicchiere che intercetta il fascio e che lo blocca. È stato progettato un primo design preliminare che prevedeva anche in questo caso un blocco centrale di grafite, quello che doveva fermare completamente il fascio, sostenuto da materiale isolante, in questo caso shuffle, e poi fissato un corpo in rame dove era stato ricavato il canale di raffreddamento. Sono state implementate analisi termiche e termostrutturali per verificare il buon contatto, ma allo stesso tempo una buona reliabilità del sistema per evitare tensioni troppo elevate, e alla fine è stato possibile sviluppare il design e integrarlo nel modello della linea. L'ultimo dispositivo considerato è la target window, che è una finestra, nel nostro caso in grafite, posta all'inizio della camera target. Non è altro che un dischetto che ha il compito di separare il vuoto fra la camera target, quindi dove è contenuto il target, e la linea di fascio protonico, al fine di evitare una contaminazione della linea durante l'operazione o in caso di perdita del vuoto. Per questo è stata implementata una procedura analitica che andasse ad analizzare la resistenza strutturale del dispositivo in seguito alla pressione atmosferica, l'interazione del fascio e quindi analisi termiche per valutare gli effetti della deposizione di potenza, ed è stato quindi possibile andare a individuare come combinazione migliore una finestra in grafite con uno spessore di 1,4 mm. Il design è stato quindi validato attraverso simulazioni termostrutturali sempre in ambiente Axis e il modello è stato implementato nel software di modellazione 3D. Abbiamo visto che per tutti questi materiali è stata utilizzata la grafite. La grafite è molto spesso scelta come materiale di costruzione grazie alle sue proprietà. Infatti deve operare con elevate deposizioni di potenza, temperature e stress molto elevati. Ma grazie a una buona conducibilità e una ridotta espansione termica, la grafite ha un'eccellente resistenza agli shock termici, inoltre ha questa proprietà di aumentare la propria resistenza all'aumentare della temperatura. Il problema della grafite è che le sue proprietà variano al variare della densità, della temperatura e della microstruttura.
È quindi importante caratterizzare con precisione la particolare tipologia di grafite che si utilizza per la progettazione. Nel nostro caso utilizziamo una grafite a grana isotropica ultrafine della Popol, il grado è di M3. Siamo andati quindi a caratterizzare il nostro materiale a compressione, perché i dispositivi installati all'interno del CompressFest sono spesso soggetti a sforzi di compressione dovuti ad espansioni termiche ostacolate. Abbiamo svolto dei test monoassiali a temperatura ambiente con provini cilindrici utilizzando una macchina commerciale e abbiamo visto come questo materiale deformi plasticamente con una deformazione a rottura del 4,5% e una resistenza intorno ai 140 megapascali. Siamo quindi andati a svolgere dei test biassiali comprimendo dei provini con geometria a clessidra, ottenendo diversi rapporti di biassialità variando il raggio della clessidra. Abbiamo effettuato questi test a temperatura ambiente a 1000 gradi e a 2000 gradi sfruttando un apparato sperimentale che abbiamo sviluppato ai laboratori nazionali di Legnano. È stato quindi possibile valutare l'applicabilità del criterio di von Mises per questo tipo di grafite in stato biassiale di compressione. Abbiamo visto che al variare della geometria, quindi al variare del rapporto di compressione, comunque a rottura si trovava una tensione di von Mises intorno al 140 megapascali. Ed è stato quindi possibile validare l'applicabilità di questo criterio per questa grafite a temperatura ambiente. Andando ad analizzare poi il piano biassiale, abbiamo visto che la resistenza della grafite aumenta avvicinandosi alle biassialità. Abbiamo quindi svolto le prove in temperatura attraverso la misura della temperatura con pirometro ottico, ci siamo spinti fino a 2000 gradi, soprattutto con una geometria, abbiamo visto che questo materiale aumenta la propria resistenza a 2000 gradi di circa il 25% rispetto al valore a temperatura ambiente. Infine ci siamo concentrati sull'aspetto manutentivo. Abbiamo visto che il fascio protonico, quando intercetta il bersaglio all'interno del bunker space, genera un campo di radiazioni miste e per cui l'operatore che deve andare a fare manutenzione all'interno del bunker opera in un ambiente radioattivo, quindi in un ambiente pericoloso. Operazioni quindi che potrebbero essere semplici in un altro ambiente, nel bunker space devono essere fatte in condizioni di scarsa luminosità, condizioni di stress dovuti a la pericolosità dell'ambiente, in più l'operatore è protetto da un set di equipaggiamento di schermo protettivo che ne ostacola la manualità, ad esempio un respiratore e due paia di guanti. Per questo è necessario che i dispositivi e le soluzioni meccaniche adottate per questi dispositivi consentano una manutenzione veloce, semplice, per evitare possibilità di errore e quindi ridurre la condizione di stress dell'operatore e il tempo che l'operatore rimane all'interno del bunker space. Per questo è stata effettuata una mappatura di tutti i componenti all'interno del bunker space. Sono stati elencati tutti quei componenti che potessero essere individualmente sostituiti. Poi sono state raccolte una serie di proprietà che potrebbero influenzare la manutenzione, quindi l'altezza, il peso, il numero di operatori richiesti, il numero di utenti richiesti, ed è stato quindi possibile andare a individuare quei componenti critici dal punto di vista delle manutenzioni. Sono state sviluppate quindi delle linee guida di riprogettazione che fossero volte alla manutenzione, nel senso che permettessero di ridurre il tempo necessario per effettuare la manutenzione. Come caso portiamo ad esempio i potenziometri, che sono molto diffusi all'interno della linea sia protonica che radioattiva. Con il design precedente l'operatore era costretto a memorizzare una sequenza precisa di operazioni, doveva utilizzare strumenti differenti e doveva maneggiare componenti di piccole dimensioni, quali dadi e di piccole dimensioni. Il nuovo design che è stato proposto applicando le linee guida sviluppate prevede l'utilizzo dei clamp, quindi non c'è più necessità di utilizzare strumenti, non vengono più maneggiati piccoli componenti e la procedura è stata semplificata, come si può vedere qui dal video, con una drastica diminuzione del tempo richiesto sia per il montaggio che per il smontaggio.
siamo giunti arrivati alle, quindi arrivati alle conclusioni, abbiamo visto la progettazione del target ad alta energia e bassa potenza, i test sperimentali effettuati per validare la progettazione, abbiamo visto la progettazione tra i diversi dispositivi della linea di fascio protonico, il collimatore modulare, la Faraday cap e la Faraday window, abbiamo visto i test di resistenza alle alte temperature della grafite, svolti fino a 2000 gradi con un aumento della resistenza intorno al 25%, e infine abbiamo visto il punto di vista delle manutenzioni, quindi con la mappatura degli elementi critici e la proposta di soluzione di riprogettazione volte a favorire la manutenzione. Grazie per l'attenzione. Ah sì, certo, ci sono domande. Ma io ho una curiosità. Dunque, è un problema multifisico interessante con tante diverse fisiche. Cioè, da un lato il progetto del campo accelerante, mi pare che questo sia fuori dal tuo argomento. Poi invece la beam dynamics, questo invece in parte entra, giusto? Quando fai la focalizzazione e la modellizzazione della beam dynamics, è rilevante oppure no? Beh, su questi dispositivi in realtà no, perché la Faraday cap comunque intercetta tutto quanto il fascio e lo blocca, sono tutti i dispositivi che tendono a bloccare il fascio, per cui diciamo che un'analisi alla beam dynamics non è stata necessaria. Noi abbiamo trattato il fascio solamente come deposizione di potenza, come nostro input. E poi l'altra cosa, il modeling termico e il modeling meccanico sono multifisici o separati e fatti uno indipendentemente dall'altro? Cioè, sono fatti contemporaneamente, perché aumenta la temperatura, cambia le proprietà? Esatto, allora, esatto, sì, in ANSYS, cioè in ambiente ANSYS, alcune simulazioni sono state svolte disaccoppiate, quindi prima si svolgeva la simulazione termica, si ricavava il campo di temperatura come risultato e lo si applicava alla simulazione strutturale. Nel caso ad esempio della Faraday cap, in cui si è andato a vedere all'espandersi del corpo in grafite se si manteneva un buon contatto e se si riusciva comunque a ottenere tensioni accettabili, era un'analisi accoppiata svolta quindi contemporaneamente. Grazie. Altre curiosità? Ma voglio ricordare anche a questo punto che il relatore è il professor Aldo Veroni, che eventualmente, sicuramente anche lui è molto disponibile per eventuali curiosità che potessero nascere in un secondo momento. Lascio la parola al professor De Angelis. E passiamo a Marco Lombardi. Ci presenta il suo lavoro robust 3D scanning and real time reconstruction techniques in a deep learning framework. Marco Lombardi. Sì, ho detto un sacco di cose. Marco Lombardi. Sì. Ma hai detto che non lo allora, perché sa che tendo a parlare un po' troppo. Questo? Ah. Ok, sì. No, c'è anche. Buongiorno a tutti, sono Marco Lombardi, il titolo della mia tesi è già stato presentato dal professor De Angelis. La tesi è stata realizzata con l'aiuto della supervisione del professor Alberto Signoroni per la parte accademica e con un aiuto esterno, diciamo, di Mattia Savardi, e invece con una coordinazione a livello aziendale da parte di Andrea Riccardi. Allora, il dottorato è stato realizzato in collaborazione con un'azienda del Bresciano che si chiama Open Technologies, che opera nel settore degli scanning 3D dal punto di vista tendenzialmente meteorologico, e questa azienda ormai già da 4 anni, una sussidiaria di Faro, che è un'altra grossa realtà americana, sempre nel campo dello scanning 3D. All'inizio del dottorato, quello che mi è stato proposto come problema era quello di lavorare su un dispositivo che, come dice il titolo, era un dispositivo di ricostruzione di real time fatto mediante questo scanner ottico manuale. Tale dispositivo presentava tutta una serie di feature molto interessanti e appetibili, in quanto è molto semplice da utilizzare e fornisce un feedback live durante l'acquisizione, come si è visto nel filmato che è partito all'inizio della slide. Non ha latenza nel momento della ricostruzione, dal momento dell'acquisizione al momento del modello 3D effettivamente ricostruito,
opportunamente realizzato, permette anche di raggiungere dei livelli di accuratezza che possono essere al giorno d'oggi anche utilizzabili in contesti simil meteorologici. In particolare poi ha tutta una serie di ambienti in cui può essere utilizzato, dal reverse engineering al processo di girare design pattern per oggetti di varia natura, e però principalmente appunto si focalizza sulla ricostruzione di oggetti di misure contenute con un livello di accuratezza abbastanza elevato. Le sfide che avevamo aperte con questo dispositivo all'inizio del processo erano che a livello di pipeline di registrazione di ricostruzione del modello 3D, questo scanner aveva delle mancanze dal punto di vista del recovery tracking, ovvero nel momento in cui avveniva un fallimento di registrazione del dispositivo e si perdeva il tracciamento della camera, non era previsto un metodo efficiente o comunque intelligente di recupero di questa informazione. Il problema del tracking era un problema effettivo perché comunque si era riscontrato che in una situazione standard di ricostruzione normalissima avvenivano sovente questi problemi di perdita di tracking, e in più c'era una questione legata al fatto che il modello ricostruito era un modello one shot in cui veniva inserito tutto il dato che veniva acquisito all'interno del volume 3D poi effettivo, e non era prevista nessuna strategia per migliorare o rimuovere eventuali problemi legati a errate registrazioni all'interno dell'acquisizione. Quindi quello che è stato fatto durante questi 3 anni è stato quello di cercare di studiare e investigare quali fossero tutte le possibilità disponibili nella letteratura legata allo stato dell'arte dei problemi legati alla registrazione 3D, fondamentalmente, che è il principale problema, il cuore del problema sul quale io mi sono concentrato. E come vedremo più avanti, nel corso del dottorato abbiamo deciso di concentrare i nostri sforzi nel provare a valutare dei metodi che utilizzassero le ultime scoperte in fatto di analisi basata su reti neurali e su deep learning nel 3D, per poter poi offrire un prodotto finale, una pipeline finale che andasse a risolvere le problematiche che abbiamo visto in precedenza. In breve, quello di cui parlerò in questi pochi minuti sarà parlare brevemente di quello che era il prototipo, dello scanner embed sulla quale ho lavorato. Faremo poi quindi un discorso un pochino più approfondito sulle sfide aperte legate a questo dispositivo, e andremo quindi a vedere come il deep learning può effettivamente essere una possibile soluzione a questi tipi di problema, e infine, andando a combinare quelli che sono stati tutti i nostri studi e le nostre valutazioni, andremo a vedere il prodotto finale di questo lavoro di ricerca che ha portato poi a questo progetto chiamato D2R2, che è di fatto una soluzione open source che permette di ricostruire in maniera real time una scena 3D sfruttando quello che è l'input di uno scanner simile a quello dell'Insight. Piccolissima e doverosa premessa per inquadrarci sulla mappa dei dispositivi 3D: noi dove siamo? Siamo in questa fase, nel senso che quando parliamo di acquisizione di dati 3D abbiamo N possibili soluzioni che derivano dal fatto che esistono N contesti nei quali ci possiamo muovere per poter avere un dato 3D ricostruito. Ci sono metodi di ricostruzione passiva, banalmente la fotogrammetria che acquisisce delle immagini, le combina in maniera da poter ottenere poi il modello 3D, e ci sono invece delle soluzioni attive che si chiamano così perché hanno un'interazione diretta con la superficie, con l'oggetto che vogliono andare, o con la scena che vogliono andare a ricostruire. Pensiamo ad esempio agli scanner come i LiDAR, comunque quelli basati su i rangefinder, quelli che comunque vanno a valutare l'interazione di emissioni che possono essere tipicamente emissioni laser, come il loro ritorno verso il dispositivo per andare a inferire quella che è la struttura 3D che hanno di fronte, o dispositivi basati su invece la triangolazione, come possono essere gli scanner ottici che proiettano dei pattern strutturati, e in base a come la superficie interagisce con questi pattern riescono a inferire anch'essi la geometria dell'oggetto, o invece dispositivi embedded come di fatto è l'Insight, che non devono essere fermi, ma possono essere utilizzati in movimento e hanno appunto la proprietà di dare un feedback visivo in tempo reale all'utente mentre si sta muovendo nella scena. Che cos'è l'Insight e come funziona? L'Insight è il nome del prototipo sul quale ho lavorato. Da un punto di vista hardware è molto semplice, tra virgolette, nel senso che è un dispositivo con una configurazione stereo, quindi un paio di camere configurate, sincronizzate,
che hanno un filtro passabanda centrato sulla frequenza degli infrarossi, e con l'aggiunta poi eventuale di una camera colore per aggiungere informazioni in colore all'immagine, che sono sincronizzati con un proiettore anch'esso operante nella lunghezza d'onda dell'infrarosso, che proietta un pattern pseudo-randomico sulle superfici per andare a creare una texture e aiutare gli algoritmi di ricostruzione 3D a livello stereo, che vanno a capire da entrambe le due camere che sono appunto nella loro configurazione stereo dove sta i punti che sta osservando nello spazio 3D, come fare a rimapparli nel 2D in maniera corretta per poter poi operare con la matematica che sta di sotto e riuscire a inserire le coordinate 3D reali. Tutto questo poi è appunto sincronizzato e gestito da una scheda elettronica che si occupa anche di altre problematiche legate al controllo della temperatura, del vento e quant'altro, e contiene uno switch gigabit Ethernet per configurare le camere a un computer che poi si occupa di fare la parte di processing per la ricostruzione. Da un punto di vista invece del workflow, in origine il metodo e lo scanner si è basato su quello che era l'innovazione del tempo, quindi il progetto era partito intorno al 2013, mi pare, e era molto recente gli ultimi risultati ottenuti dal gruppo di ricerca di Microsoft legati al Kinect, il dispositivo appunto della console, che proponeva una soluzione per appunto ottenere una ricostruzione 3D a partire da uno scanner ottico in dead. In brevissimo, quello che avviene è, come dicevo, partendo da un input che è una coppia di immagini acquisite a livello stereo, queste immagini sono messe in corrispondenza grazie all'utilizzo appunto della comprensione della struttura che hanno di fronte mediante proiezioni di pattern sfruttate dal proiettore, e sfruttando quella che viene chiamata geometria bipolare è possibile poi andare a recuperare le informazioni di distanza rispetto allo scanner, rispetto alla distanza tra l'oggetto e lo scanner, e appunto ottenere una coordinata 3D. Dopodiché faccio un piccolo salto: ogni volta che noi abbiamo del dato 3D che abbiamo ricostruito per ogni singola acquisizione, possiamo mappare questa informazione all'interno di un volume. Nella soluzione del Kinect Fusion viene utilizzato questo volume geometrico, che è una rappresentazione del mondo divisa in box, quindi un'estensione 3D dei classici pixel, e questa soluzione è utile perché permette di sfruttare alcune soluzioni come quella della TSDS, che è la Truncated Sine Distance Function, quindi una rappresentazione parametrica del dato 3D all'interno di un volume, e contenere all'interno di ogni box l'informazione 3D di un punto. Dopodiché, da questa struttura dati noi siamo in grado di estrapolare l'informazione di geometria reale, che può essere vista sia in termini di point cloud mediante funzioni di recasting del volume, o addirittura direttamente di mesh mediante l'utilizzo di algoritmi come il margin cubes, e ottenere quindi poi il modello 3D. Ripeto, nel workflow quello che viene fatto è continuare a integrare dati 3D all'interno di questo volume, e al termine dell'acquisizione, con una velocissima passata di margin cubes, è possibile poi reperire subito il dato, quindi non c'è latenza, non c'è attesa di post-processing in genere. Il cuore di tutto questo algoritmo, che poi è anche il punto su cui mi sono concentrato di più, è la parte di pose estimation o di camera tracking. Perché? Perché, come vi dicevo, lo scanner ha una funzionalità di feedback live, quindi funziona in maniera real time, e per fare questo deve essere in grado di allineare ogni nuovo frame che viene acquisito a livello stereo con il modello 3D che sta costruendo man mano che va a generare il dato 3D finale. E qui ci sono tutta una serie di questioni aperte che lo stesso lavoro del Kinect Fusion presentava, e sulle quali noi siamo partiti, perché appunto in origine utilizzavamo un approccio praticamente identico. Allora, innanzitutto un piccolo accorgimento che è stato utilizzato dagli sviluppatori del Kinect Fusion è quello di evitare di fare un tracking frame to frame, quindi di nuovo tracking intendo capire in ogni istante dove lo scanner si trova rispetto al riferimento 3D che noi stiamo costruendo. Anziché fare un allineamento sequenziale, si cerca di fare un allineamento che viene definito in genere frame to model, andando di tanto in tanto, passatemi il termine un po' così, riproiettare attraverso recasting il nostro volume per generare una visione istantanea e parziale di quello che è l'oggetto che viene ricostruito, e su quello agganciarsi per una serie
di n frame successivi, in modo da avere una soluzione un pochino più robusta di quella che può essere il modello di allineamento frame to frame, che invece presenta tutta una serie di complicanze, quali il drift, per cui quindi al termine di un'acquisizione tipicamente noi abbiamo accumulato gli errori ad ogni istante e ad ogni registrazione, questi errori si sono sommati e hanno generato un dato che è assolutamente errato. Questo avviene anche negli insight, perché quello che veniva fatto era a partire da un'assunzione di vicinanza tra il nuovo frame e il modello, che poteva permettere di sfruttare degli algoritmi di registrazione che sono alla base della registrazione 3D, come l'Iterative Process Point, o comunemente detto ICP, che però hanno appunto necessità di basarsi su un concetto di vicinanza per poter andare a fare una ricerca di punti più vicini rispetto alla superficie che vogliono allineare. E questo per una serie di vari motivi, in primis movimenti, inconsulti dell'utente che sta utilizzando lo scanner, o cambi repentini di superficie rispetto a quello che era il modello in origine definito, non favoriscono questo tipo di approccio. E poi ci sono tutte invece le questioni già menzionate in precedenza, come la mancanza di un recovery plan per il tracking qualora fosse perso, perché al momento quello che viene fatto era semplicemente dare un warning visivo all'utente dicendo: guarda che stiamo perdendo il tracking, cerca di avvicinarti alle ultime agli ultimi istanti in cui stava andando tutto bene per provare a ripartire in maniera corretta. E di nuovo c'è tutta una questione legata alla mancanza di un approccio intelligente di gestione degli allineamenti errati che possono avvenire con questo tipo di soluzioni. E in tutto questo discorso bisogna chiaramente tenere in mente i confini legati al tempo reale in cui ci stiamo muovendo. Ora, questa slide è un bello stacco rispetto a quello che vi ho appena detto, però per cercare di accelerare i tempi nel mio discorso, diciamo che in tutta la prima fase di lavoro, una parte di ricerca dello stato dell'arte più aggiornato, sono state fatte varie prove su quelli che erano i metodi più recenti, anche più promettenti, che si avvicinavano più al nostro problema, ma quello che è emerso è che rispetto alle soluzioni che tipicamente si trovano in letteratura, che concentrano molto la loro attenzione su un tipo di dato che è un pochino diverso dal nostro, perché tipicamente quello che si fa è utilizzare dei dispositivi che sono chiamati anche se dispositivi handheld ottici, ma low cost, quindi oggetti che hanno un valore commerciale molto basso e anche un hardware e una componente insomma di ricostruzione con delle qualità tutto sommato relativamente inferiori rispetto a quello che poi quello che si può aspettare anche invece a livello di mercato di aziende. E tipicamente lì il focus è lavorare su grandi dimensioni, grandi superfici con un'accuratezza inferiore e quindi si hanno delle esigenze dei constraint molto inferiori, mentre noi qui dobbiamo cercare di essere il più possibile bravi a capire le informazioni dal poco dato che abbiamo, perché stiamo allineando oggetti con poca superficie, tipicamente con dei campi di vista molto piccoli per come sono pensate le ottiche di questo dispositivo, e allo stesso tempo con una quantità di dati non indifferente. Quindi, fatta tutta questa premessa della ricerca fatta nello stato dell'arte, un pochino più di interesse per la parte poi successiva dei lavori che sono stati fatti, è concentrarsi sul deep learning. Il deep learning è chiaramente ormai sulla bocca di tutti, ha raggiunto dei risultati eccellenti nel campo della computer vision, soprattutto nei settori più legati diciamo al mondo del 2D, ma negli ultimi anni c'è stato un grande interesse, un crescente interesse anche in quello che è il mondo del 3D. Ora, come dico qui, quando parlo di 3D deep learning bisogna chiaramente avere un attimino in testa qual è il tipo di struttura dati su cui vogliamo lavorare, perché a seconda della scelta della struttura dati avremo delle situazioni molto diverse. La grossa suddivisione che viene fatta solitamente è tra strutture regolari e irregolari, perché se lavoriamo con soluzioni image-based, quindi come nella fotogrammetria, o volumetriche, abbiamo ancora una struttura dati regolare che può essere vista come un'estensione o addirittura proprio un problema nel 2D, dei problemi classici del deep learning. Invece, quando vogliamo lavorare, ad esempio, con cloud o con mesh, ci stiamo avventurando in un campo un pochino più complesso, perché stiamo iniziando a lavorare con delle strutture irregolari che quindi hanno bisogno di tutta una serie di accorgimenti per poter lavorare poi effettivamente con le reti neurali. Giusto per menzionarne alcuni che sono quelli diciamo classici, quando lavoriamo con strutture dati irregolari dobbiamo garantire che i nostri dati siano invarianti rispetto alle permutazioni dell'input proprio che viene dato alla rete, e dal punto di vista geometrico che siano anche invarianti rispetto a delle trasformazioni. In più,
dobbiamo in un certo senso reinventarci alcuni di quei tasselli fondamentali, di quei blocchi fondamentali che sono alla base dei lavori più recenti delle reti neurali, come ad esempio le operazioni di convoluzione, perché fare delle convoluzioni in uno spazio irregolare non può avere le stesse funzioni che vengono fatte in uno spazio invece regolare. E negli ultimi anni ci sono state una serie anche qui di lavori che sono andati a cercare di aggredire questo tipo di questioni. Sono famosi i lavori fatti riguardo alla pointnet per cercare di essere il primo lavoro che accettasse direttamente le point cloud come tipo di dato e le gestisse per vari compiti, e a livello invece operativo l'introduzione delle convoluzioni sparse è una soluzione che ha permesso di portare questo tipo di operatore anche nel mondo delle deep learning legato alle point cloud. Point cloud che sono il tipo di struttura dati che per nostra convenienza è stato individuato come la struttura dati più intelligente con la quale operare, quindi per quello che poi abbiamo dovuto affrontare tutte queste questioni. Ora, anche qui, andando molto veloci, quello che abbiamo iniziato a guardare, ci siamo iniziati a concentrare sul problema della registrazione 3D da un approccio di vista, da un punto di vista di informazioni tramite reti neurali, e in particolare abbiamo concentrato la nostra attenzione su un sistema di allineamento che sfrutta il meccanismo di ricerca di corrispondenze tra diverse viste, sia per la soluzione di registrazione per WISE che MultiView, e siamo giunti a selezionare alcuni dei lavori più interessanti in ambito di estrazioni feature e di allineamento 3D. Allineamento 3D che ripensa un pochino il problema con un'ottica diversa, quindi crea delle corrispondenze, le classifica tramite dei classificatori di reti neurali, basati su generali, e produce poi attraverso dei metodi basati su liste square pesate una matrice di registrazione. Ora, in questo discorso, un altro contributo che abbiamo portato durante la tesi è stato quello di presentare un nuovo dataset che fosse più vicino alle nostre esigenze, perché come dicevo in precedenza, i dati che trovavamo in letteratura si discostavano un pochino dal nostro tipo di problemi, quindi volevamo riempire questo vuoto e generare un dataset che fosse utile poi per la ricerca e lo sviluppo futuri, e abbiamo quindi prodotto questo dato si è chiamato Dance Match. Utilizzato questo Dance Match per fare tutta una serie di valutazioni sui sistemi che vi ho presentato in precedenza, abbiamo creato questa pipeline di valutazione in cui ogni elemento è intercambiabile per poter fare delle valutazioni incrociate. Abbiamo raccolto tutte le informazioni legate a questi test analizzando sia il nostro dataset che dataset invece comunicano, anche se utilizzati per addestrare queste reti. Abbiamo verificato che effettivamente queste reti si possono già considerare al pari le soluzioni più diciamo legate allo stato dell'arte, come ad esempio i metodi di Jiransak per andare a limare gli outlier, e soluzioni come l'FCT-FGR per la registrazione globale. Abbiamo fatto dei lavori di miglioramento di queste reti andando a riguardare e rivalutare tutti i singoli parametri nello specifico e andando a cercare di trovare quella che fosse la soluzione più comoda per noi da un punto di vista, facendo un trade-off tra qualità ricostruttiva e velocità delle operazioni, sempre con un'ottica, sempre con uno sguardo al contesto della ricostruzione real-time. E infine abbiamo prodotto questo nuovo framework in cui abbiamo introdotto tutta una serie di feature aggiuntive legate a una registrazione coarse, cosiddetta coarse, in cui utilizzando due reti, una per l'estrazione di feature, l'FCDF, e una per la registrazione coarse, la RGR, che viene presentata in maniera alternativa, ma noi l'abbiamo ripensata in questo contesto, per poter appunto inserire quella questione legata alla mancanza di un sistema di tracking, di recupero del tracking una volta perso. E poi abbiamo fatto una strutturazione invece gerarchica per la stima della cosa, passando da allineamenti locali ad allineamenti globali, utilizzando due livelli di strutturazione dei nostri frame, che vengono poi inseriti in un contesto di costruzione che questa volta è dinamico, perché sfruttando l'inversione delle proprietà della TSDF possiamo andare a rimuovere il dato che vediamo essere stato inserito in maniera impropria e reinserirlo una volta che viene fatto un passaggio di ottimizzazione sfruttando appunto il livello più alto della gerarchia a livello globale dei nostri frame. Abbiamo realizzato poi questo software utilizzando alcuni metodi open source come Open3D e Python, cioè
per poter presentare quella che era una simulazione di un contesto di lavoro di software per fare la costruzione 3D con uno scanner collegato. E abbiamo poi testato il metodo su diversi dataset, confrontandolo con quello che, era lo, che è lo stato dell'arte per questo tipo di problemi, che è il bundle fusion, vedendo come effettivamente sia nei nostri dati che nei dati anche che in altri dati, che altri tipi di dati che sono leggermente diversi dai nostri, ma che comunque sono sempre nell'ambito della ricostruzione di oggetti, abbiamo visto come il nostro sistema ha tendenzialmente offerto sempre dei risultati qualitativamente superiori rispetto a quello che era lo stato dell'arte preposto a questo tipo di attività. Questa è la conclusione di tutto il lavoro che abbiamo fatto, quindi la nostra pipeline che abbiamo appena visto, i dataset e tutta una serie di altri lavori collaterali legati all'analisi delle, degli strumenti di reti neurali a disposizione. E direi che posso concludere così per non rubare ulteriore tempo e vi ringrazio. Grazie Marco. Grazie Marco, tante tante informazioni. Forse qualche curiosità. Sì, una curiosità mi interessa. L'hai già provato a integrare l'analisi multispettrale e sul discorso per esempio dei beni culturali? Potrebbe essere veramente molto interessante attraverso i materiali. Mm-hmm. L'interesse per esserci, perché non vorrei dire una castroneria, ma è una domanda che mi è stata posta in maniera simile anche in fase di discussione della presentazione di dottorato. La realtà è che no. L'interesse c'è. Sì, sì, esatto. E questo mi fa pensare che in futuro potrebbe essere estremamente interesse. In realtà no, comunque non abbiamo mai messo in piedi questo tipo di analisi. Chiaramente noi abbiamo presentato qui e una pillola di quello che è stato fatto, ma siamo, abbiamo cercato di lavorare un pochino a 360 gradi su tutta la catena di ricostruzione, quindi avevamo una serie di aree di lavoro enormi e vastissime, abbiamo cercato di agire dove potevamo in tempo, insomma. Sarebbe interessante. Sì, sicuramente. Grazie ancora Marco. Grazie mille. Alessandro Galeazzi. Ha fatto questo lavoro sull'analisi quantitativa della polarizzazione delle camere di riverbero, di database online, insomma, adesso se lo racconta bene, è un lavoro molto interessante. No, io sono Alessandro Galeazzi e presenterò l'analisi che ho fatto, una parte dell'analisi che ho fatto durante il dottorato, sulla analisi quantitativa di polarizzazione e echo chamber nei dibattiti online. Tutti noi siamo stati testimoni negli ultimi 10 anni dell'ascesa dei social media, l'internet e dei social media in particolare, e l'ascesa dei social media ha portato a una disintermediazione nel processo di consumo dell'informazione. Una volta le informazioni erano principalmente generate da un ente, diciamo, centrale, che può essere una TV piuttosto che una radio o un giornale. Adesso chiunque usa social media può potenzialmente generare delle informazioni e condividerle virtualmente con chiunque sia connesso a internet. Questo ha portato a un ambiente molto fertile per la diffusione delle informazioni, sia vere che false, e tanto che appunto post-truth è stata nominata la parola dell'anno del 2016. Il World Economic Forum ha definito il problema delle fake news come uno dei problemi che la nostra società dovrà affrontare. Facebook e Twitter hanno bannato Donald Trump per incitamento alla violenza e più recentemente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito infodemia la sovrabbondanza di informazioni sia vere che false riguardo al Covid-19. In questo contesto l'altra differenza che abbiamo adesso è che noi possiamo usare queste informazioni perché sono informazioni digitali. Tutta questa informazione creata dagli utenti, tutto questo scambio di informazioni è digitale, quindi possiamo usarlo per minare, diciamo così, le opinioni degli utenti, analizzare il comportamento degli utenti nei social network, quindi come interagiscono tra loro, e studiare lo spreading delle informazioni. In questo contesto andiamo a analizzare
sono andati a analizzare l'evoluzione del dibattito attorno alle elezioni presidenziali del Presidente degli Stati Uniti nel 2016 e nel 2020. Questo perché? Perché tutti, penso che quasi tutti abbiano presente cosa è successo nel 2020 con le proteste di Capitol Hill, l'assalto di Capitol Hill, e quindi questo è un segnale di forte polarizzazione, di forte contrasto nella società. Abbiamo scaricato quindi i dati da Twitter, quindi più di 800 milioni di tweet da 25 milioni di utenti. Abbiamo usato dati forniti da terze parti, principalmente The Banker e siti web che fanno un ranking dell'affidabilità e dell'inin politico delle sorgenti di informazione, e il target di questo studio è stato studiare l'evoluzione del dibattito, in particolare la presenza di fake news e il livello di polarizzazione. Di polarizzazione, quantificare quanto distanti sono le parti. Le tecniche che abbiamo usato sono dai dati, diciamo così, raw scaricati, quindi da tutti i dati che abbiamo. Da una parte abbiamo i dati generati dagli utenti, cioè quindi quello che gli utenti pubblicano, che può essere, che nel nostro caso sono gli URL, quindi i domini che usano, da cui abbiamo dedotto il leaning, stimato il leaning di ogni utente, il leaning politico di ogni utente. Dall'altra parte invece abbiamo le interazioni degli utenti, cioè come questi dialogano tra loro, ad esempio tramite un retweet, tramite un reply, e da questi dati di interazione abbiamo costruito delle reti, okay, su cui abbiamo da una parte identificato i nodi più influenti tramite tecniche di network modeling, e dall'altra abbiamo usato una tecnica chiamata correspondence analysis per validare il political leaning trovato con... guardando la timeline degli utenti, quindi i contenuti pubblicati dagli utenti, e quantificare il livello di polarizzazione del sistema. E il risultato di questo studio è stato principalmente nella dieta, okay, quindi nella distribuzione del leaning politico, del news che vengono consumate, c'è stato un cambiamento, uno shift dal centro agli estremi. Principalmente si sono spostati tendenzialmente verso sinistra, sia in termini della percentuale di tweet che fanno riferimento appunto a news outlet, sia nel numero di utenti che hanno creato questi tweet. L'altra cosa importante è che c'è stata una riduzione nel numero di utenti e nel numero di tweet che fanno uso di sorgenti molto estreme, con ideologie molto estreme o di fake news. Per capirci, in fake news e in bias c'è adesso, ci sono quelli che sono, per fare un esempio attuale, Russian Today e tutto quello che può essere definita la propaganda russa di adesso, ecco. E notiamo appunto che c'è stata una riduzione, ok, nel fake news e nel stream bias, una riduzione nell'attività dai client non ufficiali, che in genere sono usati per creare dei bot automatici. Questo perché? Perché Twitter dal 2016 ha cercato di ridurre, di affrontare questo problema, di ridurre la circolazione di fake news e l'attività dei bot su internet. Tuttavia, questo ci dice solo come, cosa è stato consumato, ma non l'interazione tra gli utenti. Quindi siamo andati a guardare la struttura delle interazioni tra gli utenti, scegliendo i 30 top influencer per ogni categoria. Abbiamo creato la loro rete di interazioni tramite retweet e l'abbiamo visualizzata, e in questa visualizzazione c'è un chiaro shift dal centro verso diciamo la parte sinistra, che rappresenterebbe i democratici. Questo è evidente, però non è appunto non è una misura quantitativa, e quindi cosa siamo andati a fare? Abbiamo usato con correspondence analysis per stimare in un altro modo l'opinione degli utenti basata sulle loro interazioni. Quindi noi abbiamo usato i retweet, dove utenti che hanno retweetato lo stesso insieme o insiemi simili di influencer vengono posizionati posizionati molto vicini nello
nello spettro ideologico. Questo ha portato, ci ha permesso di creare questa immagine dove per i top 5, i top 5 influencer di ogni political leaning abbiamo, abbiamo mostrato la distribuzione, ok, la distribuzione delle opinioni del loro audience. E anche qua si vede come c'è stata una riduzione sia nel numero che nell'ampiezza degli account che riescono ad avere un audience che va da destra a sinistra dello spettro ideologico. E anche questa cosa qua suggerisce appunto una divisione tra i due poli, tra le due comunità, tra queste due comunità che si sono allontanate dal punto di vista ideologico e hanno ridotto le interazioni gli uni con gli altri. Questa cosa qui, tramite un test statistico, è possibile quantificarla e infatti è stato proprio, abbiamo notato che appunto questo indice è aumentato dal 2016 al 2020. Tuttavia, questa cosa qui ci dice, non ci ha detto molto sulla struttura che c'è sotto queste due comunità, né tantomeno ci ha detto che se queste comunità esistono solo su Twitter e solo per la politica degli Stati Uniti o se invece sono qualcosa di più comune. E dunque abbiamo, in questo secondo lavoro, siamo andati a analizzare l'effetto dell'echo chamber sui social media. Cos'è un echo chamber? Un echo chamber intuitivamente è un gruppo di utenti che ha la stessa visione, la stessa opinione, un'opinione molto simile riguardo un argomento, rinforza questa opinione tramite interazioni ripetute tra di loro e ignora le informazioni contrastanti. Come si fa a quantificare, come abbiamo fatto a quantificare questa definizione? Beh, innanzitutto serve la polarizzazione, misurare la polarizzazione delle opinioni degli utenti, e secondo serve un network di interazioni con cui quantificare l'omofilia appunto nelle interazioni. Per fare questo abbiamo scelto 4 social media, Facebook, Twitter, Reddit e Gab, da cui abbiamo scaricato più di 100 milioni di contenuti creati da più di 1.000 utenti. Abbiamo usato anche qua dati di terze parti per stimare l'opinione degli utenti riguardo a vari argomenti di cui abbiamo scaricato i dati, e l'obiettivo appunto è vedere come si comporta questa definizione di echo chamber tra le varie piattaforme e che differenze ci sono. Come abbiamo fatto in pratica? Abbiamo appunto prima di tutto abbiamo stimato l'opinione degli utenti, poi abbiamo creato il network di interazione, esempio tramite retweet o tramite il co-commenti, dipende da, o il following, dipende dalle informazioni disponibili in ciascun social. Abbiamo unito le informazioni sull'opinione degli utenti con le informazioni sulle interazioni e abbiamo creato un network di questo tipo qua. Da questo network di questo tipo abbiamo calcolato delle statistiche per cercare l'omofilia. Ad esempio, se mettendoci nei panni dell'utente A, ci siamo chiesti: io sono l'utente A, come vedo il mondo, com'è il mio mondo su internet rispetto a questo utente, rispetto, che ne so, a un utente B che magari è collegato con altre persone. E il risultato è questa cosa qui che dà un'idea visuale di cos'è un echo chamber, ok? Dove sull'asse delle X abbiamo l'opinione dell'utente, mentre sull'asse delle Y abbiamo l'opinione media del vicinato. È evidente come se, diciamo, tutti parlassero con tutti indipendentemente dall'opinione, questa cosa qui sarebbe più o meno una macchia omogenea, ok? Invece troviamo dei picchi di densità rappresentati dalle aree più chiare, molto evidenti. Appunto abbiamo fatto questo studio su varie piattaforme, su vari topic, per capire se c'è una dipendenza dal topic e una dipendenza dalla piattaforma. I risultati sono che dappertutto troviamo una forte omofilia, cioè la gente tende a parlare con le persone che hanno un'opinione simile alla propria. Tuttavia ci sono piattaforme in cui questa cosa è più spinta, per esempio Facebook riguardo ai vaccini, e in cui questa cosa è meno spinta, ad esempio Twitter riguardo all'aborto, e piattaforme in cui non
troviamo la controparte, ad esempio Netto o ad esempio Gap. Questo può dipendere da vari fattori, uno di questi fattori è l'algoritmo di suggerimento. Gli algoritmi di suggerimento variano per questi quattro social media, e per esempio Facebook è un algoritmo di suggerimento che è molto più forte di quello di Reddit, dove è l'utente che sceglie quale subreddit seguire. Quindi la conclusione di questi due lavori che ho presentato sono che da una parte abbiamo una riduzione della circolazione di fake news dovuta molto probabilmente al fatto che Twitter si è impegnata molto per ridurre, e anche Facebook in altri ambiti, per ridurre appunto la circolazione di fake news e l'attività dei bot. Però c'è stato un incremento della polarizzazione che di per sé è dannosa perché porta a effetti tipo Capitol Hill. Dall'altra abbiamo visto come gli utenti tendono a parsi e interagire tra loro in base alla loro posizione ideologica sull'argomento. La struttura dell'interazione dipende sia dall'argomento che dalla piattaforma stessa, perché diverse piattaforme hanno diversi utenti e diverse strutture di interazione, però gli algoritmi di feedback, quelli che ci suggeriscono i contenuti da visionare, possono avere un ruolo nel aumentare o diminuire la polarizzazione del sistema. Una domanda, forse mi è sentito. Il fatto di polarizzare così gli utenti, come per esempio Facebook, immagino che sia per una ragione economica che si traduce nel aumento di interazioni. Più ho visualizzato, più interagisco, più. Questa è una domanda da un milione di dollari, nel senso che sì, di sicuro un social media ha tutto l'interesse, cioè dipende dal business model di ogni social media. Cioè, mi ha tutto l'interesse nel tenere il più possibile, parlando di un film che è uscito poco tempo fa, che è Social Dilemma, loro effettivamente hanno, cioè, mi ha interesse a che tu interagisca il più possibile, quindi cercherà di interagisci il più possibile se non ti stufi. Quindi io ti mostro il contenuto più vicino a te. È chiaro che da una parte hai una cosa contestualizzata dove io ti mostro solo esattamente quello che so che ti piace, dall'altra io ti mostro cosa a caso. Tra queste due cose, ok, dipende da quanto forte è il tuo algoritmo. Stimare precisamente dove sono gli algoritmi per Facebook e per Twitter è molto difficile, perché non sappiamo come funzionano e loro non te lo dicono neanche morti, però si può comparare la cosa. È chiaro che Facebook ha un interesse molto grande a fare questa cosa, ma non è neanche detto che sia il suo interesse, perché non è. Di fatto quelli, diciamo, le parti minoritarie, le frange più estreme, sono una parte minoritaria di Facebook, degli utenti di Facebook. Quindi tutto sommato non si sono fatti tanti problemi a bannare Donald Trump, e neanche Twitter. Su Twitter Donald Trump aveva milioni di follower, quindi un grosso bacino di utenza. Ma funziona? Come fai a conoscere una fake news? Beh, noi non abbiamo riconosciuto le fake news di per sé, noi abbiamo riconosciuto le notizie che provengono da fonti affidabili o non affidabili. Quindi è la diffusione di informazioni da parte di affidabili o non affidabili. In base al dominio, ma perché non è possibile, esatto. Gli esseri umani non riescono a distinguere le fake news, come non riescono a distinguere i bot, non ce la fanno. Dicevo, ho avuto un po' questo ragionamento sulla tua definizione della sinistra e della destra. Sì. Sei partito sul fatto che sono i democratici e quelli repubblicani, perché intendi? Perché per esempio la sinistra in Europa non ha la stessa definizione che gli Stati Uniti, ma che sarebbe il nostro centro-destra. La cosa bella di questo procedimento qua, soprattutto della performance analysis, è che è indipendente dalla tua definizione di sinistra destra. Cioè, questo, il political leaning, misurato come cose non pubblica, okay, è correlato al 97%, 95%, in questo caso qui, con la correspondence analysis. La correspondence analysis è una misura puramente topologica, è una cosa solamente topologica, quindi, e anzi,
ogni tanto bisogna girare l'asse, perché si basa sulla composizione di single value decomposition, quindi, e quindi ogni tanto ti dà la matrice, cioè invece di avere gli assi girati in maniera concorde con quanto hai deciso il leaning, si li ha girati dall'altra parte. Però la correlazione è forte, quindi dipende che anche se tu hai uno spettro un po' diverso, ok, quello che importa è quanto siano distante le tue comunità, non è l'assoluto di per sé. E questo te lo dà appunto la verifica con la corrispondenza. Dipende che tu sappia che si diverte a fare attacchi ai motori. A fare attacchi? Ai motori di ricerca, che cercano essenzialmente di... C'è gente che si diverte a fare di tutto, quindi immagino di sì. Ma che bene, no, cioè, se soprattutto c'è gente che cerca di fare il reverse engineering degli algoritmi e dei motori di ricerca. No, quello è le metodologie sono abbastanza standard. Capire perché l'algoritmo di Facebook mi suggerisce quella cosa in quel determinato momento non è assolutamente banale. È una cosa bellissima. Printed sensors sono non conventional substrates. Vai super Edo. No, ancora dietro. Vedo. Ignorantissimo proprio. Sì, sì. No, anche dietro e vabbè. Allora, buongiorno a tutti, io sono Edoardo Cantù e la mia tesi di dottorato si è focalizzata sulla realizzazione, come ho detto al titolo, di sensori stampati su substrati non convenzionali. Tralasciando brevemente quello che è l'outline, cerco di farvi un breve excursus. Dunque, innanzitutto, quello che si è potuto vedere negli ultimi crescente richiesta per quanto riguarda la realizzazione di elettronica customizzata e nello specifico integrata. Che cosa intendo? Intendo che il componente meccanico di qualsiasi altro tipo con l'elettronica diventano un unico elemento. Questo tramite specifiche metodologie ci consente di parlare di smart sensors, smart object. Quindi voi dovete immaginare di avere a che fare con un qualsiasi tipo di oggetto che mantiene una determinata funzione, cioè quello con cui esso è stato progettato, ma allo stesso tempo è in grado di captare, di misurare tutte quante le grandezze fisiche che sono nell'ambiente circostante al nostro oggetto in questione, quindi misurare temperature, deformazioni, vibrazioni e quant'altro. Per poter fare questo in maniera diffusa, dobbiamo focalizzare la nostra attenzione su alcuni aspetti, e cioè per poterli realizzare innanzitutto dobbiamo avere delle metodologie flessibili, perché a seconda del tipo di applicazione che noi dobbiamo realizzare, possiamo dover realizzare pattern di diverse tipologie. Questo va a ripercuotersi anche sui materiali che devono essere intesi sia come materiale funzionale che mi consente di realizzare l'elettronica, che mi consente di misurare, ma anche il substrato stesso, entrando quindi in un'ottica anche di matchabilità fra i materiali che io vado ad impiegare. E l'ultimo aspetto, forse il più delicato di tutti, è l'adattabilità del processo, nel senso che io devo essere in grado di realizzare la mia elettronica integrata ovunque, quindi dipendentemente da quella che è la forma. Adesso lì vediamo delle bottigliette, hanno un certo tipo di forma, il computer, questo oggetto, devono essere conformati. E allora ecco che la mia tesi di dottorato è andata a focalizzare la sua attenzione su una serie di studi di compatibilità fra materiali, la progettazione, testing, caratterizzazione, quindi tutta la fase di realizzazione di diverse tipologie di smart object e smart sensors. E come vedete dalle immagini qui, sono andate a toccare diversi ambiti applicativi, dai dispositivi indossabili piuttosto che all'ambito industriale, fino al settore del biotech. Prima di passare alle applicazioni, quindi cercherò di farvi vedere più possibili applicazioni andando nello specifico, giusto due informazioni per quello che riguarda il contesto tecnologico nel quale andiamo a collocarci. E quindi innanzitutto le tecnologie che possono essere necessarie
per la realizzazione di questo tipo di sistemi. Qui vediamo l'aerosol printing, quindi andiamo a porci in una piccola nicchia di quella che è una delle cosiddette tecnologie abilitanti dell'industria 4.0, cioè l'additive manufacturing. Qui brevemente parliamo di una tecnologia per la stampa di elettronica, come dicevo, dove vediamo l'impiego di un inchiostro che viene nebulizzato e una volta che questo processo è stato realizzato, delle particelle che vengono così generate vengono focalizzate su un substrato, andando a realizzare un pattern che abbiamo progettato. Questo per noi diventa fondamentale perché rispetto a tante altre tecnologie noi riusciamo a, come dicevo prima, stampare su qualsiasi tipo di superficie. Perché? Perché il sistema è digitale, il sistema non utilizza maschere, è contactless, e tutto questo perché la fisica che sta dietro questo sistema si basa sulla quantità di moto. Quindi regoliamo le dimensioni delle particelle che vengono focalizzate. Stampiamo su 2D e su 3D e lo possiamo fare con un minimo impiego di materiale, tant'è che stampiamo microlitri di materiale. A questo dobbiamo andare ad accompagnare tutta quella che è la fase successiva alla fase di stampa e in generale quello che vedremo in qualsiasi altro tipo di processo produttivo, cioè il trattamento termico. Il trattamento termico che vi sottopongo è il flash lamp annealing, cioè noi andiamo a realizzare una sinterizzazione tramite luce. Delle lampade all'osseno vengono attraversate da una tensione, così facendo noi generiamo un impulso luminoso che va a coinvolgere solo pochi layer di materiale. Questo per noi diventa fondamentale perché se volessimo andare a lavorare con materiali a basso impatto termico, pensate alla carta, pensate alla stragrande maggioranza delle plastiche, i tessuti, noi non possiamo metterli in forno e pensare di riuscire a realizzare un trattamento termico completo. Andremo a rovinarli, a bruciarli. Qui è possibile, che solo pochi micron vengono coinvolti perché l'impatto termico è minimo e il processo è veloce, non lasciando scorie, non lasciando distorsioni né altri possibili danneggiamenti. Detto ciò, vi mostro qualche esempio che è stato realizzato di smart object. Il primo che vediamo qui riguarda la realizzazione di dispositivi indossabili. Il punto di partenza di questa ricerca è stato quello di pensare alla realizzazione di una ortesi smart che consentisse quindi al paziente di realizzare, ad esempio in caso di riabilitazione, esercizi specifici, chiaramente consigliati dal medico che lo sta seguendo, e rendere possibile la misurazione della fatica muscolare che viene a generarsi durante questi esercizi. Chiaro che se noi dovessimo pensare di andare a prendere una qualsiasi ortesi commerciale, andiamo a implementare il classico sensore per elettromiografia, avremo un sistema estremamente scomodo, invasivo per il paziente. Ecco che allora quello che è stato fatto è stato realizzare internamente l'intera matrice di sensori per elettromiografia, esternamente tutta la contattatura elettronica, batteria, e consentire quindi la trasmissione del dato tramite un protocollo Bluetooth. Il tutto caratterizzandolo con una serie di esercizi noti in letteratura. E oltre a questo tipo di sistema è stato fatto anche un passo successivo, cioè la correlazione della misura di fatica effettuata tramite elettromiografia con un sensore elettrochimico di lattato. Perché sappiamo bene che l'insorgere del lattato è connesso alla fatica muscolare e quindi andiamo a correlare questi due dati. Questo è stato fatto poi con una serie di test che sono stati realizzati a livello chiaramente di caratterizzazione del sensore, ma poi anche tutta quanta quella che è la estrazione delle feature legate alla fatica che sono state effettuate su dei volontari, da posizione di riposo, da situazione invece di fatica, andando a vedere quindi come vi sia una diminuzione, per esempio, dell'ampiezza del segnale dovuta alla fatica. Stesso discorso per quanto riguarda invece la quantificazione del lattato, quindi tutte le misure di lattato che sono state effettuate, sia dal punto di vista statico che dal punto di vista continuo, quindi una caratterizzazione con una curva di calibrazione che è stata poi continuamente ripetuta nel caso continuo, andando ad incrementare le concentrazioni, andando a cercare di replicare quella che può essere la condizione effettivamente di esercizio. Altro settore che è stato invece coinvolto è il settore industriale. Nello specifico ci si è concentrati sul packaging, cioè la possibilità di andare a estrapolare informazioni, misure, grandezze da un ambito dove precedentemente non era mai stato possibile andare ad ottenere nuove informazioni. E allora
l'esempio che vi porto è stato quello della realizzazione di un circuito interamente realizzato su carta, un circuito che è stato fatto chiaramente con tutto quanto sul processo di produzione, come potete vedere qui nel diagramma a blocchi, che ha consentito di sfruttare diverse caratteristiche che sono specifiche delle tecnologie che vi presentavo prima, quindi la realizzazione di multilayer e quindi a rendere customizzato un circuito intero. La cosa interessante perché, come vi dicevo prima, noi andiamo a realizzarlo in maniera conformata, riusciamo a realizzarlo su carta. In questo caso è stato un esempio più che altro legato alla possibilità, cioè volevamo rendere praticabile un proof of concept per dimostrare che l'elettronica su carta esiste, è tangibile, possiamo perseguire questo tipo di direzione. Qui semplicemente ci si è limitati alla realizzazione di quattro tasti capacitivi che consentissero l'attivazione di un piccolo LED. C'è altro. Per esempio, in questo caso è stata realizzata invece un'antenna. Antenna con un suo condensatore che poteva essere customizzato a sua volta. Questo a che scopo? Per pensare di andare ad effettuare delle misure di sensori resistivi da implementare tutto quindi poi in sistemi passivi, in sistemi telemetrici. Questo è stato fatto chiaramente con tutta quanta quella che può essere la caratterizzazione dal punto di vista sia geometrico che elettrico, morfologico. Fatta poi anche tutta quanta la parte di validazione e calibrazione, pensando di sfruttare un protocollo noto, quindi come frequenza fissa di analisi 12.45 MHz, quindi qualcosa di abbastanza tipico per gli analizzatori di impedenza. Dove potremmo pensare di vedere tutto questo applicato? Beh, ad esempio, potremmo pensare di ragionare su un sistema che consenta di effettuare delle analisi in real time del cibo. Se noi consideriamo ad esempio la carne piuttosto che il pesce, noi sappiamo che abbiamo l'inizio di un processo di putrefazione. Con questo processo di putrefazione noi abbiamo la formazione di una serie di composti chimici, fondamentalmente a base azotata, quindi ammoniaca, dimetilammina, trimetilammina, e questo per noi sono degli elementi che sono indice della putrefazione degli alimenti. Quindi perché non pensare, visto che stiamo andando sempre più verso l'impiego di materiali cartacei, quindi packaging cartaceo per gli alimenti, di andare ad implementare un sensore che ci consente di sfruttare le proprietà igroscopiche dell'acqua. Che cosa intendo? Nel momento in cui io ho un sistema che è saturo di umidità, la carta per me diventa materiale funzionale, è in grado di rilevare la presenza di ioni e gli ioni a me danno un segnale elettrico e quindi tramite degli elettrodi stampati io sono in grado di sapere qual è lo stato di salute, diciamo così, del mio alimento. Quindi posso mangiarlo o non posso mangiarlo, ho una misura che è precisa rispetto al classico dato presuntivo della data di scadenza, per fare un esempio molto semplice. Quindi qui vediamo sia tutta quanta quella che è la fase di caratterizzazione, il prototipo realizzato con tutto quello che è stato poi il testing che è stato fatto, quindi la progettazione anche del setup di misura con l'impiego di mass flow per riuscire a gestire piccole quantità di gas che venivano iniettate all'interno della camera di analisi. Sensori caratterizzati facendo una curva di calibrazione sull'ammoniaca, il valore minimo di concentrazione che abbiamo selezionato è stato di 3 ppm. Successivamente sono state considerate chiaramente anche delle curve di calibrazione di possibili gas interferenti come l'etanolo e l'acetone, questo semplicemente perché anche alcoli piuttosto che chetoni vengono a generarsi durante i processi di putrefazione. La cosa interessante è stata la fase successiva, cioè la fase di analisi del crosstalk. Vediamo i sensori di carta risultano essere selettivi alla presenza dell'ammoniaca, quindi non sono influenzati dall'acetone, piuttosto che dall'etanolo durante la fase di testing. Altri possibili esempi. Siamo andati ad indagare anche la possibilità di applicare nuove metodologie all'ambito del biotech, in questo caso conta cellulare, effettuata sia in termini di sensing bidimensionale, quindi cellule che sono state segnate direttamente sulla superficie del sensore, piuttosto che il caso del 3D, quindi scaffold che però viene circondato dal nostro sensore e tramite le misure di impedenza noi siamo in grado di andare a fare una determinazione della conta cellulare, quindi sappiamo effettivamente come si stanno comportando le nostre cellule. Misure che sono state effettuate sia in fase di crescita, quindi durante i vari giorni successivamente alla segna cellulare, e poi tutto è stato fatto anche
andando a replicare i dati e costruire un modello elettrico equivalente. Infine, anche il caso dei dispositivi lab on chip. In questo caso il nostro punto di partenza per questo tipo di ricerca è stato quello di dire: se io dovessi avere il classico sistema in cui il mio operatore deve prelevare il campione liquido, collocarlo, deve effettuare la funzionalizzazione con enzimi, con altri elementi per effettuare la misura, io ho un'influenza molto importante del mio operatore. E allora ecco che sono stati realizzati una serie di sistemi che prevedevano di andare ad abbattere questa dipendenza. Come? In un caso ci si è limitati alla realizzazione di un elemento contenitivo semplice, un cilindro che andasse a confinare i working electrode. Nell'altro caso, che è stato nello specifico impiegato per delle misure di glucosio, è stata realizzata un'intera struttura microfluidica, quindi non solo una piattaforma elettrochimica miniaturizzata, ma anche tutto quanto il sistema di microcanali, consentendo di avere un inlet centrale e successivamente da quello abbiamo 6 diramazioni, ciascuna per ogni microcella, che consentisse 6 misurazioni simultanee. L'aspetto interessante è che nel caso poi specifico della detection di glucosio, rispetto al caso della misura fatta su campioni per rilevare della presenza di proteine in campioni liquidi, la funzionalizzazione della nostra piattaforma è stata realizzata completandola con la deposizione tramite le nostre tecnologie anche dell'enzima, quindi non soltanto materiali, come abbiamo potuto vedere, conduttori, semiconduttori, isolanti, ma anche materiale biologico, è possibile elaborarlo per realizzare delle funzionalizzazioni in loco. Il tutto è stato poi caratterizzato sia dal punto di vista elettrico, è stato rilevante notare come sia fondamentale la presenza, ad esempio, di materiali nanostrutturati come i nanotubi di carbonio, che hanno aumentato la densità di corrente, quindi ha reso migliore il dato elettrico che abbiamo potuto estrarre, ed è stato possibile anche fare delle cronoamperometrie che hanno potuto determinare come i nostri dispositivi presentino un limite di detection che è addirittura inferiore di quello che è il tipico limite che troviamo per dispositivi commerciali che vanno a fare le misurazioni di glucosa nel sangue. Con questo io concludo, direi che spero di essere riuscito a dimostrarvi quella che è sicuramente la versatilità, l'applicabilità di queste tecnologie, il fatto di poter essere impiegate su diversi tipi di ambiti applicativi. Sicuramente dobbiamo ancora fare dei passi in avanti, però è anche con un pizzico di orgoglio che posso dirvi che da queste e da altre ricerche è nato anche uno spin-off universitario, quindi ci stiamo spostando verso un TRL un po' più alto. Con questo io ho concluso. A livello proprio di industrializzazione, diciamo, cioè tutti questi strumenti che fanno il lavoro, a livello di scala, se un cliente può essere sviluppato, si può scalare a livello industriale la produzione di sensori di questo tipo? Allora, tuttora parte c'è diverso materiale che è già pensato per il settore industriale. L'esempio più semplice che posso farvi, ce l'avete tra le mani, ce l'avete in tasca, perché sulle scocche dei cellulari le antenne sono stampate, quindi già è scalabile. È chiaro che noi abbiamo tutta quanta una configurazione che è pensata per la ricerca e sviluppo, quindi ha dei suoi limiti. Nel momento in cui tu vai ad interfacciarti con l'azienda, con una industrializzazione vera e propria, beh, il sistema viene tarato ad hoc, quindi è assolutamente possibile. Sì. Presentazione di queste licenze, avete depositato qualche progetto? Non ancora. Il valore, diciamo, dello spin-off, se volete dopo attrarre i fondi e cercare, diciamo, di avere qualcosa che C'è qualcosa in atto, ma appunto di più non mi sento di sbilanciarmi. Complimenti per il lavoro. Io avevo più una domanda un po' più tecnica per quanto riguarda la misura in sé, magari lei accennato, magari non so perciò io. Avete fatto una valutazione magari delle probabili fonti di incertezza che ci possono essere, di variabili che possono entrare in gioco nella misura? Cioè,
Allora, le fonti di variabilità possono essere diverse. Diciamo che quello che noi abbiamo sempre cercato di fare è partire dalla progettazione, cercando di avere delle idee ben precise, quindi simulare, sapere dove dobbiamo, in che contesto andare a metterci e successivamente lavorare sul processo produttivo, perché è quello che effettivamente può andare a crearci poi le variabili più grandi. Diciamo che riuscendo a confinare questa parte qua, riusciamo a tenere quasi tutto sotto questo cappello. Ecco. Facciamo 5 minuti di Nico Fletch. Ma io sapevo che la prendevate con comodo. Ciao. Grazie. Anch'io. Thank you.
L'attrazione del coffee break è più forte di... Non so, allora, dov'è che devo... Chiudo questo. Poi mi trovate subito. Ah, che bello. Sì. Riparto da qua.
Tu conosci Matteo di... Vai, faccio io, ti sei... Ci sono, ci sono. La telecomando, giusto? Sì, eccolo qua. Questo qua va avanti. Perfetto, avanti indietro. Sì, esatto. Qua condividiamo. Grazie. Questo schermo poi è... Grazie. Yes. Ah, perché non puoi essere giusto? Vedete questo, se faccio una presentazione. Microfono? Ah, quindi alza la voce. Quando la voce. Salve, professore. Certo. Perché mi hanno detto che c'è gente che aspettava di essere accettata. Ok. Ok. Perfetto. Quando volete. Buongiorno. Siamo pronti? Bentornati dal Coffee Break, è stata presentazione sicuramente. Continuiamo con un altro studente del dottorato in tecnologia forense, che è Ari Pagli, e ci presenterà un lavoro, il suo lavoro su Characterization and Sustainability Evaluation of Phosphorus Recovery from Incinerated Waste Streams. Grazie per l'introduzione. Prego. Il problema alla base di questo studio risiede nel sbilanciamento delle attività antropiche dell'uomo nello sfruttare la risorsa del fosforo nel rispetto del suo ciclo naturale. E questo è dovuto a una crescita demografica nel mondo che ha indotto a un incremento della domanda per fertilizzanti a base di fosforo, che ha fatto sì che l'agricoltura risultasse negli ultimi anni sempre più intensiva, comportando anche problemi a livello ambientale, ecologico, nell'accumulo del fosforo nelle acque superficiali. Questo fenomeno è chiamato eutrofizzazione, e in aggiunta a questi fattori, il fatto della critica distribuzione disomogenea delle rocce fosfatiche da cui viene estratto il fosforo, ha fatto sì che la Commissione europea prendesse in considerazione giustamente di inserire questa risorsa nella lista delle materie prime critiche. E quindi urge il bisogno di trovare fonti alternative per appunto supportare l'estrazione primaria, che resterà sempre il processo principale per l'estrazione di questo elemento critico, e queste fonti alternative, secondo gli studi da letteratura, si ritrovano nell'utilizzo dei fanghi di depurazione oppure dagli scarti della lettiera di pollame. E nell'ambito di un progetto europeo dal fondo Eran in 2, l'Università di Brescia, grazie alla professoressa Bontempi, partner di un progetto che ha come obiettivo il recupero del fosforo a partire dalle ceneri della lettiera di pollame,
ho avuto l'occasione di poter utilizzare il materiale e caratterizzarlo completamente dall'inizio, in quanto questo materiale ha poco riscontro a livello di letteratura in termini di studi di caratterizzazione. E a riguardo sono stati fatti studi di caratterizzazione mineralogico, morfologico e chimico, e materiali considerati sono stati campionati durante il primo anno di dottorato in varie fasi di campionamento, utilizzando con materiali che sono risultanti da diversi processi di combustione. Un impianto è situato in Portogallo. Questo impianto è un combustore a griglia a catene, e mentre invece quello in Turchia è un letto fluidizzante. Qua è presentato la caratterizzazione delle ceneri derivanti dall'utilizzo del sistema di combustione in Portogallo, e il materiale combustibile utilizzato è la lettiera di pollame che contiene gli escrementi del pollame misto la lolla di riso, che è la lettiera utilizzata per questo tipo di materiale. Mentre invece nel caso della Turchia il materiale utilizzato sono gli scarti delle galline o vaiole che sono tenute in delle gabbie senza lettiera, e quindi la caratterizzazione risultante è diversa dal punto di vista strutturale. E in più, nell'ambito della caratterizzazione, abbiamo messo a punto un metodo di quantificazione del fosforo totale per questa specifica tipologia di materiale, in quanto non ci sono normative che quantificano questo elemento a partire da questo tipo di materiale, e grazie al nostro partner dalla Romania, dal Politecnico di Bucarest, hanno messo a punto, adattato la normativa ISO tramite il metodo colorimetrico con l'utilizzo della spettrofotometria UV visibile, questo metodo per quantificare il fosforo totale all'interno del nostro materiale. E dal secondo anno di dottorato abbiamo iniziato a focalizzare l'attenzione sulle applicazioni. Una prima applicazione ottenuta con successo è stata quella di proporre il materiale come agente stabilizzante delle ceneri leggere dei rifiuti solidi urbani, in quanto presentano un contenuto elevato di metalli pesanti, e sono state fatte delle prove di rilascio nel giro di due mesi. Come vedete da questo grafico, il contenuto di zinco e di piombo tipico di questi materiali mitigato. Sempre nello stesso anno ho sviluppato un metodo che è stato concettualizzato dalla professoressa Buontempi per la valutazione degli impatti ambientali, e questo metodo consiste nell'utilizzare due parametri principali, che sono l'embodied energy, ovvero le energie immesse all'interno del nostro materiale nell'ambito del suo ciclo di vita. Questa è la definizione generale, ma noi abbiamo utilizzato l'embodied energy utilizzato tramite il software che noi abbiamo in laboratorio, un software commerciale chiamato Cambridge Engineering Selector. E questo software, che è stato progettato per progettare materiali e componenti meccanici, ha una sezione dedicata alla valutazione degli impatti ambientali, e prevede nella scheda di identità dei materiali anche le proprietà ecologiche, tra cui l'embodied energy di prima produzione, ovvero l'embodied energy che riguarda la fase upstream del ciclo di vita di un materiale. E alla stessa maniera, l'altro parametro che riguarda questo approccio, che è chiamato ESCAPE, è il carbon footprint, che è il corrispondente global warming potential, ovvero la misura del riscaldamento globale attraverso la quantificazione della CO2 equivalente, che è nell'ambito dello studio LCA l'indicatore finale che deriva dalla classificazione e caratterizzazione delle emissioni che vengono studiate attraverso i metodi dell'impact assessment dell'LCA. E questi due parametri vengono quantificati attraverso questo indice semilogaritmico che darà come risultato un numero adimensionale. Si quantificano questi due parametri attraverso
attraverso lo studio di un processo che si mette appunto a livello a scala di laboratorio e si quantificano questi due parametri utilizzando il processo che si propone come alternativa per estrarre appunto in questo caso qua il fosforo che vengono normalizzati rispetto al chilogrammo del materiale e questo processo, il risultato relativo a questo processo viene confrontato rispetto al processo allo stato dell'arte mantenendo le stesse condizioni a vincolo fissate per lo studio del processo alternativo. E se l'indice è positivo vuol dire che il processo è relativamente sostenibile al processo che è stato validato allo stato dell'arte. E come dicevo prima, questi due parametri per ottenere il calcolo finale si considerano solo i sottoparametri input che sono nell'ambito di uno sviluppo di un processo di recupero di un materiale, i reagenti utilizzati, l'acqua che può essere utilizzata per la diluizione dei reagenti o per i lavaggi, l'elettricità che può essere finalizzata per il movimento meccanico di uno stirrer oppure per il riscaldamento tramite forno. E, prima di fare questo calcolo viene effettuato anche una calibrazione di questo metodo rispetto a un processo che è già stabilizzato a livello allo stato dell'acqua. Qua è un estratto di un risultato che ho ottenuto dopo aver fatto una review in letteratura dei processi di recupero del fosforo a partire dalle ceneri dei fanghi di depurazione. E qua c'è una panoramica di tutti i processi che si suddividono in processi all'acidificazione acida oppure processi termici, termochimici. E questo è il risultato ottenuto. E nell'ambito dell'applicazione dell'Escape, nel terzo anno di dottorato, abbiamo applicato questo strumento nell'ambito dello sviluppo di un metodo carbotermico proposto dal nostro partner, dalla Svezia, nelle simulazioni che hanno ottenuto a livello termodinamico e quindi studi di bilanci di massa e di energia fatti per carboridurre il fosforo presente nel nostro materiale attraverso l'utilizzo di reagente riducente e attraverso l'utilizzo di un forno su scala di laboratorio, che è un forno chiamato Tamman, che è un forno a tubo di resistenza elettrica che viene utilizzato appunto per sottoporre il materiale a temperature maggiori di 1000 gradi, che sono le temperature riduzione dell'elemento. E la cosa curiosa è che questi risultati ottenuti paese per paese, siamo andati a valutare gli indici energetici i mix energetici dei vari paesi, utilizzare questo metodo che sfrutta temperature così elevate è risultato vantaggioso nei paesi dove c'è meno dipendenza dalla fonte fossile, in particolar modo nella Francia e anche in Svezia, dove si privilegia più l'utilizzo dell'energia elettrica derivante da fonte, per la Francia, dalla fonte nucleare, mentre invece dalla Svezia da fonti rinnovabili. Nell'ambito sempre dell'applicazione dell'Escape è stato proposto l'utilizzo di questo strumento anche nell'ottimizzazione di un processo che è stato messo a punto da una collega Laura Fiameni, un processo di estrazione della silice, dove nella prima parte del processo, dove c'è il pretrattamento con l'acido cloridrico, attraverso uno studio DOE, Design of Experiments, abbiamo messo a punto questo studio attraverso degli esperimenti in laboratorio per ottimizzare appunto l'efficienza dell'estrazione del fosforo dopo la fase del pretrattamento con l'acido e minimizzare l'elemento pesante presente nel materiale. E alla fine del percorso di questo ciclo di dottorato abbiamo pensato noi in laboratorio di sviluppare un metodo per recuperare il fosforo attraverso il processo carbotermico che è risultato dopo gli studi degli impatti ambientali promettente in certe
certe situazioni, in certi paesi, abbiamo sfruttato questo tipo di tecnologia utilizzando invece di un forno classico, per un forno che utilizza le microonde, quindi un riscaldamento diverso, quindi riscaldamento volumetrico, e abbiamo sotto brevetto la camera refrattaria che abbiamo inserito nel forno microonde, che è quello che abbiamo da casa, e questa camera refrattaria permette di innalzare la temperatura fino alle temperature riscontrate in un processo carboriduttivo. E questo per appunto validare questo tipo di processo abbiamo fatto lo studio di caratterizzazione con la diffrazione raggi X, e quello che abbiamo notato dai risultati è che già dopo 15 minuti post trattamento il materiale che abbiamo analizzato, il materiale alla base del crogiolino, contiene un altro composto contenente fosfato che è biodisponibile per le piante, in quanto questo composto, che ha anche un nome commerciale che è l'arenatite, è un composto che ha ottenuto post trattamento termochimico da un'azienda tedesca, e mentre invece la polvere che segue il flusso di gas in uscita dal forno, non avendo una camera idonea per trattare la fase di post combustione, l'abbiamo rimandato per futuri studi, una volta che verremo possibilmente finanziati e supportati con diciamo dei fondi attraverso i progetti nei prossimi mesi. E come potete ben notare, c'è la possibilità di recuperare tutto il materiale che viene generato post trattamento, la slag, che può essere potenzialmente un semiprodotto per l'agricoltura, appunto, e la dust, la polvere, che è arricchita di fosforo, perché è la parte dove il fosforo viene ridotto. E quindi non si parla più di fosfato di PO4, ma si parla di potenzialmente il fosforo bianco P4. E questo è il premio che abbiamo ottenuto dopo aver partecipato a una competition europea organizzata dalla IIT Raw Material, che è un consorzio di eccellenza nelle materie prime, e abbiamo ottenuto questo premio, e siamo adesso come premio abbiamo la possibilità di avere una fase di consultazione con degli esperti nel campo dell'utilizzo delle microonde e degli esperti nell'ambito dei processi di recupero del fosforo. Conclusione, vorrei rimarcare il fatto che durante il ciclo di dottorato, a tornare indietro col tempo e pensare da dove sono partito, cioè da un materiale che non c'era un po' che informazioni a livello di letteratura, ad arrivare a mettere appunto un metodo che potenzialmente può essere trasferito a livello industriale, diciamo un motivo di orgoglio e dimostrazione che questo risultato potevo ottenerlo con la collaborazione dei miei colleghi e tutte le persone che sono riuscito a lavorare durante questo percorso di dottorato. E questa è la nostra conferenza e la pubblicazione. Grazie per l'attenzione. Grazie mille, congratulazioni per l'attività. Grazie. Per le domande, per qualche curiosità, per le domande al parlamento. Ma Paolo, qualche domanda? Sì. No, davvero ce l'ho, Sì, adesso non volevo... questo poi conoscevo già la cosa che mi piace. Allora, due cose. Io citerei di Andrea alla fine, ma poi te lo dico dopo quale citazione fare. E sarebbe però la capita. E poi... volevo chiedere, questa è una curiosità mia, perché non hai usi embodied energy invece che energia, no? Ma giusto ormai non si usa più, questo è scaduto, non è più di moda, energia. Che è la crasi di embodied energy. No, così, se la avevi presente nella storia, perché una volta si chiamava l'embodied energy. Sì. A livello terminologico. È solo una questione di prospettiva, di impostazione di studio.
che si fa durante la valutazione del ciclo di vita. Perché nella fase iniziale, quando bisogna definire l'obiettivo dello studio dell'ECA, bisogna impostare appunto le condizioni a vincolo, quindi bisogna capire come è impostato il processo, quindi a livello di input e output, come interagiscono i vari parametri che sono tra loro dipendenti direttamente o indirettamente. Quindi da quel punto di vista lì è una misura relativa a un operatore esterno che vede, perché se io immetto materiale, se io per esempio per fare un trattamento di lividazione, per esempio acida, devo immettere dei reagenti, quindi devo quantificare la massa di reagente, la massa di acqua che entra nel mio nella mia soluzione acida, devo questa massa in qualche maniera incorpora dentro di sé dell'energia derivante dal suo processo di produzione. È solo una questione di nomenclatura, però comunque è l'energia che noi non vediamo direttamente, ma è nascosta nel materiale, e per questo motivo viene chiamato l'embodied energy. Però sì, non ho ti chiedo dopo, però, sì, perché sì. È una cosa di... Grazie. Io ho una domanda. Sì. Ero incuriosito dall'uso del prodotto microonde, se no questa attività, cioè cosa avete fatto con il microonde? Quello che abbiamo fatto è abbiamo utilizzato un forno a microonde, e questo forno abbiamo messo dentro una camera refrattaria che è sotto brevetto, e attraverso l'energia appunto tramite microonde abbiamo sfruttato questo tipo di processo, questo tipo di meccanismo per raggiungere temperature che si raggiungono con un processo carboriduttivo, che sono sui 1300 gradi, però rispetto a un forno classico che può essere a livello industriale l'arco elettrico, la differenza è che si raggiungono queste temperature in 10 minuti utilizzando l'energia tramite microonde, e questa è la differenza principale. Quindi è una camera sotto brevetto, mi hanno detto di non rivelare. Io nella vita mi occupo di forno a microonde, quindi per questo certo. Sì, non faccio domande. Posso dirlo magari non so, mi dispiace. Non... Quindi mi sembra di capire che di cosa ho capito, che è possibile raggiungere. Sì. Molto elevate, quali sì. Questa applicazione molto è possibile raggiungere, allora, utilizzando l'elettricità appunto che viene utilizzata per generare microonde, la suscettibilità del materiale, quindi il comportamento dielettrico del materiale che è presente nella camera, e la ricetta è importante che abbia un agente riducente, e noi l'agente riducente che abbiamo utilizzato più spesso è l'antracite, che è percentuale di carbonio fisso al 90%, che permette appunto di innalzare la temperatura, e poi questa camera refrattaria fa da effetto enhancing della temperatura, perché il riscaldamento è volumetrico a partire dal materiale. Poi quello che succede con la camera refrattaria, si passa alla fase conduttiva della trasmissione del calore tramite questa camera, che permette di innalzare la temperatura in breve tempo. Prego. Domande, no, ringraziamo. Grazie. Passare al prossimo speaker, che è Marco Cassiolas, dottorando chiaramente in modi corretti, in base a modi modelli, che è in tecnologie, con design, monitor, e assessment, Certo. Allora. Buongiorno a tutti, grazie Nicola per la presentazione. Io sono Giorgio e oggi ho il piacere di presentarvi il mio lavoro di dottorato, che diciamo riguarda il monitoraggio delle forze articolari, agenti particolari al ginocchio, nella prospettiva di diminuire il rischio dello sviluppo
sviluppo in età adulta di patologie degenerative dell'articolazione. Prima di entrare nel dettaglio di quello che ho svolto durante il mio dottorato, vorrei spendere qualche minuto per inquadrare meglio di cosa vi parlerò nei prossimi 15 minuti. E per far questo vorrei porre la vostra attenzione su quali sono le parti del nostro corpo che in generale durante la vita sono più sollecitate a carichi di tipo meccanico. Sul podio, come al primo posto, abbiamo sicuramente il cuore, che con i suoi 60 battiti per minuto ci permette di sopravvivere. E lo stesso possiamo dire per quanto riguarda i polmoni. Subito dietro questi due organi abbiamo un intero sistema, il sistema muscoloscheletrico, l'insieme di ossa, muscoli e articolazioni che permette al nostro organismo di interagire con lo spazio, muoverci. Tutti noi, se ci pensate, per essere qua oggi abbiamo dovuto alzarci dal letto, andare in cucina a fare colazione, prendere la macchina, spostarci, salire, scendere scale. E per fare tutto ciò il nostro corpo ha dovuto muovere in maniera coordinata ed equilibrata dai 40, 50, 70, 100 e anche più chili lungo tutta la giornata. E questo lo ripeterai per tutta la vita. Il sistema muscoloscheletrico è molto importante mantenere a un livello alto di salute il sistema muscoloscheletrico, perché sebbene non sia super necessario per sopravvivere, è quello che consente di avere una qualità di vita molto alta. E in genere il corpo è diciamo costruito per resistere a forze normali, tuttavia può capitare durante la propria esistenza di incorrere in delle situazioni che possono provocare dei sovraccarichi alle articolazioni. E alcune di queste situazioni le sono presentate nell'immagine che sono apparsa adesso e riguardano l'attività sportiva o diciamo quei compiti lavorativi particolarmente gravosi che affliggono principalmente i lavoratori nella carpinteria, pestellisti, laboratori di miniera e fino anche ai trasportatori, tutte quelle attività dove comunque è previsto la movimentazione di grandi carichi assumendo anche posizioni pericolose per le articolazioni, soprattutto dell'arto inferiore. E tutte queste categorie che ho elencato ora sono quelle che in generale sono più soggette allo sviluppo di malattie croniche in vecchiaia, come ad esempio l'osteoartrosi. L'osteoartrosi è una malattia degenerativa dell'articolazione che affligge particolarmente la cartilagine, che comincia a disgregarsi nel tempo e che è fonte di dolore e difficoltà motorie per chi ne soffre, oltre alle conseguenze drammatiche verso chi soffre di questa malattia. Altro impatto negativo, un altro importante impatto negativo vi è a livello del sistema sanitario nazionale, che deve diciamo spendere una grande parte delle proprie risorse per curare tutti coloro che soffrono di forme più o meno gravi di osteoartrosi. In Italia abbiamo circa 4 milioni di persone che soffrono appunto di osteoartrosi e è stato stimato che il costo annuale per ciascun paziente per curare comunque gli effetti di questa malattia si aggira intorno ai 3.000 euro all'anno. E per questo motivo diventa di fondamentale importanza, avere una strategia che permetta di prevenire l'insorgenza dell'osteoartrosi piuttosto che curarla. E per far questo una strategia vincente potrebbe essere quella di valutare le alterazioni della biomeccanica delle persone. In che senso biomeccanica? Per biomeccanica intendiamo sia la cinematica sia la dinamica che permette appunto a noi di muoverci, che è legata al movimento. E dico questo perché è stato dimostrato che l'insorgenza e la progressione della malattia è strettamente correlata a variazioni che avvengono a livello di biomeccanica, soprattutto per quanto riguarda le forze che agiscono, nel nostro caso, nel ginocchio. E quindi lo scopo di questa tesi è stata quella di costruire nuove metodologie, nuove procedure per modellare, monitorare e infine stimare i carichi all'interno dell'articolazione del ginocchio durante le più disparate attività che si possono fare durante la giornata. Una strategia per misurare le forze appunto delle articolazioni può essere quella della simulazione. Infatti anche il corpo umano, come qualsiasi componente meccanico o qualsiasi altra struttura, può essere idealizzato e schematizzato, in questo caso con un modello multicorpo, in cui le ossa sono diciamo modellate
sulla base di segmenti rigidi, che sono interconnessi tra di loro tramite degli opportuni giunti, che rappresentano le articolazioni del nostro corpo, e il cui movimento è giustificato dall'attivazione di speciali attuatori, che sono i nostri muscoli. In generale, quando abbiamo a che fare con una simulazione di tipo biomeccanico, abbiamo necessità di alcuni input che vengono acquisiti tramite opportune tecnologie per i gesti che sono intenzionati a misurare, diciamo, come ad esempio il cammino. Questa cinematica che viene registrata viene poi riportata all'interno del software di simulazione per movimentare il nostro modello di corpo, dove sono possibili, si possono calcolare le forze che agiscono e che permettono effettivamente il movimento della persona, quindi la dinamica, ed infine, tenendo conto della forza complessiva che esercitano i muscoli tra le varie articolazioni, calcolare appunto le forze di reazione all'interno dell'articolazione. Prima di proseguire, è importante sapere che quando si ha a che fare con la simulazione di tipo biomeccanico, esistono due principali strategie che possono essere utilizzate, ovvero quello dell'utilizzo di modelli muscoloscheletrici generici oppure modelli muscoloscheletrici soggetto specifici. Qual è la differenza? Beh, i modelli generici sono dei modelli semplificati, le cui geometrie e i parametri muscolari sono frutto di fatti su campioni di popolazione e sono pronti all'uso, nel senso che sono inclusi nei vari pacchetti di software o comunque presenti in letteratura e sono facilmente appunto usufruibili, in quanto basta scalarli secondo le antropometrie dei pazienti che vogliamo indagare. Dall'altra parte abbiamo i modelli soggetto specifici, che ovviamente implementano delle caratteristiche molto più vicine alla realtà, nel senso che abbiamo ossa che possono essere prese da risonanza magnetica, quindi rappresentano davvero l'anatomia del paziente, i parametri muscolari possono essere implementati in maniera migliore. E questo ci porta ovviamente a dei risultati in generale migliori. Il problema di questo è che ogni volta bisogna, per i modelli in modo soggetto specifici, bisognerebbe realizzarli da zero. E questo significa un grande dispendio di energie, costi e tempo. Caso, questa è la base da cui è partito il mio lavoro di dottorato. In questa prima parte, che ora vi racconterò, abbiamo deciso di valutare gli output generati da queste due tipologie di scelte che si può fare a livello di modellazione, quindi l'utilizzo di modelli generici e l'utilizzo di modelli soggetto specifico, per valutare quali differenze avessimo in output quando andiamo a verificare le forze a livello del ginocchio. Per questo studio abbiamo preso un individuo, una giovane ragazza senza storia di particolari patologie a carico del sistema muscoloscheletrico, e l'abbiamo sottoposta a un'analisi del movimento e a una risonanza magnetica. Riguardo all'analisi del movimento, che è stata fatta presso l'Università di Leuven in Belgio, abbiamo utilizzato 8 videocamere per registrare il movimento, quindi la cinematica del soggetto, e 2 piattaforme di forza per raccogliere informazioni sulle forze di reazione al terreno, spiegato col suolo, e la ragazza ha percorso a piedi nudi, ha effettuato a piedi nudi 8 camminate per acquisire tutte le informazioni che ci servivano per far girare le simulazioni. Dopodiché, sempre la stessa ragazza è stata sottoposta a risonanza magnetica, tramite la quale abbiamo potuto avere visione di quelli che erano i suoi arti inferiori, e da questo costruire tramite un processo di segmentazione le ossa che hanno costituito la base del modello soggetto specifico. Modello soggetto specifico che è mostrato in questa figura in basso e al quale, oltre alle ossa, abbiamo aggiunto ovviamente tutta l'informazione relativa ai tessuti molli, abbiamo aggiunto i muscoli, sempre basandoci sull'anatomia che vedevamo nella risonanza magnetica, ed infine abbiamo implementato anche le giuste descrizioni per le varie articolazioni che componevano il nostro modello, che alla fine è risultato essere composto da 92 muscoli, 7 segmenti, con l'anca libera di ruotare nelle 3 direzioni e le ginocchia e le caviglie libere di flesso estendersi. Questo per quanto riguarda il modello soggetto specifico. Per quanto riguarda il modello generico, abbiamo deciso di utilizzare un modello specifico, cioè sì, un modello particolare della presente letteratura,
realizzato nel 2015 da Lerner e i colleghi, e che perché è uno dei pochi modelli che ci permette di valutare le forze mediali e laterali all'interno del ginocchio. Quindi, partendo da questi due modelli, facendo girare in maniera uguale le varie simulazioni, abbiamo ottenuto i seguenti risultati. A sinistra, da sinistra verso destra, abbiamo risultati per quanto riguarda le forze di contatto totali percepite dal ginocchio, mediale, riguardante il compartimento mediale in mezzo, e il compartimento laterale sulla vostra destra. E la curva rossa è rappresentativa dei risultati ottenuti dal modello generico, mentre la curva blu rappresenta i risultati ottenuti per quanto riguarda il modello soggetto specifico, e le aree rappresentano ovviamente le direzioni standard della nostra analisi. E quello che si può vincere da questi grafici è il fatto che se andiamo a vedere, se ci focalizziamo sulle forze di contatto totali, quando ci troviamo in prossimità del secondo picco delle curve, abbiamo i due modelli, le due scelte modellistiche che ci danno in output due risultati decisamente differenti, dove il modello soggetto specifico arriva a misurare fino a 4 volte il peso corporeo, mentre il modello generico arriva un poco più, supera di poco i 3 body weight, 3 volte il peso corporeo. Ma al di là di questa valutazione qualitativa, giusto perché siamo ingegneri e vogliamo capire dal punto di vista quantitativo quanto sono diverse queste curve, abbiamo deciso di analizzare queste curve con uno strumento statistico, lo Statistical Parametric Mapping, dove abbiamo effettivamente evidenziato che per quanto riguarda le forze totali, effettivamente sul secondo picco c'è una significativa differenza con un grado di confidenza del 95%, mentre per quanto riguarda le forze del compartimento mediale non abbiamo differenze. E se invece guardiamo alle forze del compartimento laterale, anche qui, sempre sul secondo picco, abbiamo una differenza significativa tra le due curve. Questo cosa ci dice? Beh, ci dice, come effettivamente è anche detto dalla letteratura, che l'utilizzo di modelli soggetto specifico oppure di modelli generici non è indifferente, ha un'influenza sui nostri output, e che quindi, dove è possibile, sarebbe sempre meglio utilizzare i modelli soggetto specifici. Tuttavia, se invece per qualche motivo nei nostri studi fossimo interessati a dover misurare soltanto la parte relativa al compartimento mediale, che è il luogo dove le forze si concentrano maggiormente ed è anche la zona che in ottica di prevenzione dell'osteoartrosi, dove effettivamente è la zona nel quale l'osteoartrosi si verifica prima, c'è l'insorgenza, appunto perché sono le forze più alte, allora la scelta, diciamo, generica potrebbe essere più che valida e anzi forse anche più efficiente. Seconda parte del lavoro, ci siamo spostati da una valutazione del cammino, in cui le forze in gioco, abbiamo visto, sono importanti ma diciamo fisiologiche, a una parte nel quale abbiamo valutato appunto queste forze su gesti più importanti a livello dinamico, come quelli che avevano durante l'attività sportiva. In particolare, questo studio, realizzato in collaborazione con il gruppo medico Isokinetic e l'Istituto Ortopedico Rizzori di Bologna, abbiamo analizzato 19 atleti, estremamente distribuiti tra maschi e femmine, e abbiamo chiesto loro di effettuare due task motori. Uno, la decelerazione, detta pressing, che consiste in una corsa rapida fino alla piattaforma di forza, fermata e tornata indietro, e un cambio di direzione a 90 gradi, dove il cambio di direzione ovviamente avveniva sulla piattaforma di forza. Anche qui abbiamo utilizzato 10 telecamere ad alta velocità per misurare il movimento e appunto la piattaforma di forza per acquisire le ground reaction forces. E in questo caso, al contrario di prima, abbiamo deciso di utilizzare solamente il modello generico, per due motivi essenziali. Uno, perché il grande numero di pazienti, di individui coinvolti, ci avrebbe portato a tempi biblici per la realizzazione dei modelli soggetto specifici, e dall'altra parte perché non avevamo comunque a disposizione comunque non erano state acquisite le risonanze magnetiche dei vari pazienti. Quindi abbiamo optato per una scelta generica,
e in questo caso abbiamo utilizzato un altro tipo di modello, il modello di Lai, che era più adeguato per misurare questa tipologia di movimento dello sport. Tuttavia questo modello aveva un particolare problema, cioè il fatto che non era stato pensato per misurare in maniera distinta le forze di reazione laterale e mediale. Quello che abbiamo fatto allora è stato prendere come base questo modello, implementarvi il modello di il meccanismo del ginocchio di Lerner che avevamo utilizzato in precedenza e costruire così un nuovo modello adatto per valutare l'attività sportiva insieme alla capacità di appunto distinguere tra forze mediali e laterali del ginocchio. E qui abbiamo i risultati relativi a questo studio, sempre per quanto riguarda le forze tibie femorali. La curva rossa rappresenta la forza totale, mentre la curva verde e viola rappresentano rispettivamente le componenti relative al compartimento laterale e mediale. Quello che vorrei far notare da questi grafici è il valore di queste forze qua, che come ci potevamo aspettare, come era prevedibile, sono molto più alte di quelle che coinvolgono il cammino. Se nel cammino avevamo un picco massimo intorno ai 3-4 body weight, qui per la decelerazione andiamo intorno ai 9 body weight, quindi tre volte tanto possiamo dire. E diciamo valori simili li abbiamo anche per il cambio di direzione a 90 gradi, dove arriviamo fino a 11 body weight e mezzo. Ora, per avere le proporzioni di cosa stiamo parlando, quando dico un body weight, una persona di 70 kg vuol dire che un body weight sarebbero 700 newton. Quindi qualcosa intorno ai 10 body weight, stiamo parlando di 7000 newton sperimentati dal ginocchio durante questa attività fisica, che è una cosa molto importante. La cosa interessante che vorrei farvi notare da questi risultati è anche il fatto che le componenti mediali e laterali, in questo caso, diversamente da quanto avveniva per il cammino, sono più simili tra di loro, il che significa che quando si ha a che fare con delle forze così forti, il ginocchio tende a ridistribuire in maniera più omogenea le forze sull'articolazione per diminuire il rischio di incidente, diciamo, di danneggiamento dei tessuti. Fatto vedere finora è molto interessante dal punto di vista quantitativo, però avere un problema, cioè che per fare questo tipo di analisi era necessario comunque passare dal laboratorio. Ci siamo chiesti allora se non fosse possibile utilizzare un'altra tecnologia per uscire da questo contesto e poter, diciamo, implementare una valutazione del movimento anche in ambiente esterno, comunque non essere limitati dallo spazio e dal tempo. E perciò abbiamo deciso di provare a vedere se il framework che avevamo realizzato potesse andare bene anche con un diverso input di tipo cinematico, quello derivante dai sensori inerziali. Cosa sono i sensori inerziali? Sono dei moduli e delle scatolette che all'interno implementano dei sensori specifici, quali giroscopi, accelerometri, magnetometri, che indossati o comunque saldamente fissati ai segmenti di nostro interesse, permettono di misurare il movimento. E questo, oltre a essere, diciamo, un equipaggiamento che costa meno a livello economico di tutta l'attrezzatura che è presente all'interno del laboratorio, ci permette potenzialmente anche di uscire appunto dai confini del laboratorio. Abbiamo quindi preso lo stesso gesto di decelerazione fatto prima e abbiamo cercato di valutare quali fossero gli output tra questi due sistemi di misura del movimento. E qui vi riporto un'analisi comparativa della cinematica relativa ai due sistemi, dove la curva rossa è rappresentativa dei sensori inerziali, mentre la curva blu è rappresentativa dell'utilizzo della stereofotogrammetria, delle telecamere per l'acquisizione del movimento, e possiamo vedere che tendenzialmente misurano tutti qualcosa di simile, anche se negli ultimi due grafici, quelli relativi alla flessione del ginocchio, caviglia, vediamo essere comunque presente un offset abbastanza continuo di 10 gradi. Ma andando sulle forze tibio-femorali, questi sono i risultati relativi ai sistemi. E quello che si può vedere è che, come ordine di grandezza, misuriamo la stessa cosa con entrambi i sistemi. Tuttavia, vediamo che quando utilizziamo i sensori inerziali abbiamo una stima minore delle forze.
E questo è particolarmente vero quando guardiamo l'ultimo grafico, che rappresenta la componente laterale, e dove effettivamente è inferiore in maniera significativa. E al di là di questi, questi limiti, ma comunque diciamo differenze di livello tecnologico, possiamo dire però che questo è un lavoro che dimostra la fattibilità dell'utilizzo di sensori inerziali per l'analisi del movimento e, più che analisi del movimento, analisi delle forze di reazione all'interno del ginocchio. Quindi, per concludere, quello che vi ho mostrato oggi sono state diverse metodologie per diciamo andare diverse tecnologie per misurare le forze all'interno del ginocchio, e anche abbiamo mostrato la fattibilità dell'utilizzo di sensori inerziali indossabili per appunto uscire dal laboratorio. Questo lavoro vuole essere, diciamo, la base per appunto nuovi sviluppi a livello di valutazioni ergonomiche sul luogo di lavoro, oppure nella valutazione del rischio durante la pratica sportiva o anche del lavoro. E con questo io ho concluso. Grazie a tutti per l'attenzione. Sono tutto. Anche i prossimi stare nei tempi. Qualche domanda, curiosità? Nessuna domanda? Ok. Beh, siamo processo di lavorare. Possiamo procedere con il prossimo speaker, che si collegherà da remoto. David Angelazzo-Lobo, uno studente del dottorato in Rimi, ci presenterà il suo lavoro sull'uso of induced pluripotent stem cells as an alternative model for the neurodegenerative and cancer diseases. Ok, non c'è. Attimo solo. Riesco. Collegato. Non so se vede. Secondo. Vuoi provare a proiettare ancora? Ok. Can you see this? The presentation? No. No. Try again. Okay, I see my presentation, but I don't think that. All right, okay, let's try. Okay. Non si connette, non riesce a proiettare. No, I can connect the window, I don't know why. Okay. Well, try to share the entire screen. David. Okay. Not only the window, because sometimes it has some issues. Okay, let's try. Hai permessi per condividersi? You see any? No, ci siamo, tutti permessi. Sì, sì. If it doesn't work, just disconnect and reconnect again, please. Okay. One second. Se non l'abbiamo la sua presentazione. Sì, noi ce l'abbiamo qua, la sua presentazione a casa. Secondo me che ci deve dire lui quando spicciare le cose. Dai, possiamo procedere così. Se proprio okay. Non riusciamo, abbiamo la fermata. Riesci a condividere lo schermo? Sì, sono Ceretti. La finestra. Lo schermo? Sono Ceretti, ma esatto, secondo me. Bravo, che browser usa? Perché chiaramente Firefox rompe le scatole. Presentazione,
browser. Già parlare in italiano? No, in inglese, però si fa solo. David, can you disconnect and reconnect again, please? Yes, I'm trying to connect again to the... No, disconnect yourself from Teams. Because it also depends what browser are you using right now. I'm using the application. I'm not using a browser. Instead of using the application. Just disconnect and reconnect again, please. Just exit from this meeting and try to enter again. Okay. Join again. Secondo coffee break. Questo è extra. Facciamo così, dai, lo proiettiamo noi e andiamo. Okay. Si chiama lui? Dario. Sì. Provo a dirlo. Yes, David, we are going to project your presentation. Just let us know when we have to switch to the next slide, okay? David? È frizzato. Andato. Andato. Non ritorna più. Sì, scusate, l'ho rimosso. Abbiamo l'altro, Matteo Ricca c'era. Dei problemi. Mi sentite? David, can you hear us? Yes. Okay. Try again. If it doesn't work, we can share. Okay. Okay. It works. Okay. Fantastic. It works? Yes. We can see it. Okay. You can go now screen and you can start. You can start. Yeah. One moment. Okay. Perfect. Thanks. Per la presenza. David, you can start. Okay. Okay. No. Now we can. David. Senti, procediamo quello dopo. Matteo Arricca è presente? Matteo, anche lui da remoto. Sì, ci sono. Ok. Facciamo prima te allora, che così anticipiamo. Ok. Quindi facciamo un cambiamento, adesso Matteo Arricca ci presenterà il suo lavoro sul termochemomeccanica per lo studio dei processi meccanobiologici. Prova a condividere, vediamo se funziona tutto. Poi riesci a condividere? Sì, Matteo, condividi lo schermo. Stop. Però devi sentire il testo, condividi, poi fai tutto schermo. Che non riesco a condividere. Sulla barra dove siete? Sì, sono su quella sezione. Ma... Sulla è il primo riuscito in teoria. Io a tutti un nuovo link con Google Meet. Attenzione. Fai un link. Ok, buono. Vediamo. Vai, parti pure. Sì, vedo. Prego Matteo, puoi iniziare. Ok, buongiorno a tutti. Il mio progetto di ricerca è un progetto di
meccanobiologia, quindi ci occupiamo di studiare processi biologici in cui la meccanica occupa un ruolo fondamentale, ma oltre alla meccanica siamo interessati a realizziamo un framework multifisico che comprende anche altri fenomeni quali termodinamica e chimica. Il processo in questione è il processo di angiogenesi tumorale, in cui l'angiogenesi è la formazione di nuovi vasi sanguigni a partire da quelli preesistenti, e in questo caso è la presenza del tumore a determinare questo processo. Il processo viene attivato appunto dalla presenza del tumore, che rilascia delle proteine, dei fattori di crescita, che raggiungono le pareti esterne dei vasi sanguigni e interagiscono con le cellule endoteliali che rivestono le pareti interne dei vasi sanguigni, e l'interazione tra i fattori di crescita rilasciati dal tumore e delle proteine presenti sulla membrana cellulare generano un complesso che invia un segnale alla cellula e le comunica il movimento. Quindi le cellule si dirigono verso la massa tumorale, creando appunto dei nuovi vasi sanguigni. Ora, questo processo, oltre a comportare la crescita della massa tumorale, può comportare anche la metastasi tumorale. Quindi le cellule tumorali possono entrare nei vasi sanguigni, circolare, uscire in una parte del corpo differente e generare nuove masse tumorali, come possiamo vedere da questa azione. Ora, per studiare questo processo, per studiare il comportamento delle cellule endoteliali in questo processo di angiogenesi tumorale, facciamo riferimento alla sperimentazione in vitro, in cui una cellula viene posata su un substrato arricchito di ligandi. I ligandi sono i fattori di crescita rilasciati dal tumore, e in una prima fase la cellula aderisce, in quanto sia un'interazione tra i recettori, cioè le proteine presenti sulla membrana della cellula, e i ligandi, e in una seconda fase la cellula si accascia. Nell'immagine a destra vediamo in verde una concentrazione di recettori alla base della cellula, cioè al contatto cellula-substrato. I ligandi sono immobilizzati sul substrato e una volta che avviene l'interazione recettore-ligando, cioè l'accoppiamento, i complessi, che è il risultato dell'accoppiamento, rimangono anch'essi immobilizzati. Quindi descriviamo dapprima cosa succede sulla membrana della cellula. Abbiamo un'interazione chimica recettore-ligando che comporta la formazione di un complesso, e abbiamo un flusso di recettori che dalla membrana la cellula si dirige verso il substrato per interagire con i ligandi e generare complessi. Quindi in sostanza abbiamo queste due equazioni in cui descriviamo la variazione nel tempo della concentrazione di recettori, teniamo conto del flusso di recettori indicato con H che si muove dalla membrana della cellula verso il substrato, poi abbiamo un termine S che rappresenta un termine di sorgente, indica il fatto che i recettori possono entrare all'interno della cellula, quindi non essere più disponibili a interagire, oppure possono uscire dalla cellula, e il tutto genera ovviamente una variazione nel tempo della concentrazione di complessi C. Nella seconda equazione semplicemente abbiamo che la variazione della concentrazione dei ligandi sul substrato, dei ligandi disponibili a reagire con i recettori, è l'inverso della concentrazione dei complessi. Non abbiamo un flusso in quanto, come detto, i ligandi sono immobilizzati sul substrato, e non abbiamo un termine di sorgente perché tutti i ligandi sono già presenti sul substrato. Per descrivere la meccanica della cellula, quindi le deformazioni cui è soggetta la cellula, ci riferiamo alle classiche leggi della meccanica dei continui, e quindi rispettiamo due equilibri al moto traslatorio e al moto rotatorio. Il termine P che compare è il tensore di stress o tensione nominale, e può essere visualizzato come le forze che tengono unito un corpo. B è può essere la forza peso, una forza di volume, mentre il termine F che compare nella seconda equazione è il gradiente di deformazione, cioè ci descrive la variazione della deformazione che è soggetta alla cellula. Ora, questa prima parte del progetto è stata implementata nelle simulazioni numeriche, come vediamo dal grafico, hanno fornito dei risultati
che riproducono ottimamente quanto, scusate, quanto osservato durante la sperimentazione in vitro. Identifichiamo in questo grafico tre fasi, stiamo rappresentando in questo grafico la concentrazione di complessi, quindi quello che avviene nel substrato a seguito di interazione recettore ligando. In un primo tratto vediamo un incremento della concentrazione di complessi dovuto alla prima fase di adesione della cellula. Poi la concentrazione di complessi aumenta notevolmente e questo è dovuto al fatto che la cellula si sta accasciando, quindi la superficie di contatto cellula-substrato aumenta, c'è una maggiore disponibilità di interazioni recettori ligandi, quindi una maggiore formazione di complessi. Nella terza fase la crescita è lieve, in quanto la cellula ha finito di deformarsi, di accasciarsi, ma i recettori continuano a fluire verso il substrato e quindi continuano a interagire con i ligandi e generare complessi. E questo lo possiamo osservare anche dal video, in cui partiamo, il colore blu indica che non abbiamo concentrazione di complessi, in quanto la cellula è in sospensione, ma come la cellula tocca il substrato vediamo che complessi iniziano a generarsi, quindi vediamo una variazione del colore da blu chiaro bianco verso il rosso. Quindi abbiamo una prima adesione, ora la cellula si accascia, e finita la fase di deformazione della cellula, i complessi continuano ad aumentare in termini di concentrazione, in quanto i recettori appunto continuano a fluire verso al substrato. Ora, nella prima parte che abbiamo appena visto, il corpo della cellula è stato descritto come, si può dire, un materiale omogeneo con due densità, una per tener conto del nucleo e un'altra densità per il resto del corpo della cellula, ma quello che c'è all'interno della cellula è il citoscheletro, che appunto è lo scheletro della cellula ed è un network polimerico composto da polimeri di diversa natura e che svolgono diverse funzioni. Ci interessiamo particolarmente alle strutture polimeriche di actina. Queste strutture, che hanno diverse dimensioni e diverse funzioni, consentono alla cellula il movimento, quindi sono, si può dire, il motore della cellula. E per studiare queste strutture, innanzitutto vediamo come si forma un filamento di queste strutture, che sono appunto polimeri di actina. L'actina è una proteina che diffonde verso la parte frontale della cellula in forma globulare e poi polimerizza, quindi forma una catena e poi a sua volta le catene si uniscono formando un reticolo polimerico. La reazione chimica descrive appunto la conversione da actina globulare a actina filamentosa, quindi a catena di actina. E poi abbiamo appunto un'equazione di bilancio che ci dice che la variazione della concentrazione di actina globulare, tenendo conto del flusso di actina che si muove verso la parte frontale della cellula, è uguale all'inverso della concentrazione dell'actina filamentosa, quindi dei filamenti di actina. È importante notare che affinché sia possibile descrivere il comportamento di queste strutture polimeriche, dobbiamo zoomare sulla cellula, altrimenti alla scala a cui abbiamo lavorato in precedenza non saremo in grado di descrivere il comportamento dei filamenti di actina. Il modo più semplice per descrivere una catena polimerica è quello rappresentato in figura, in cui si immaginano dei segmenti uniti da dei punti di giunzione che rappresentano semplicemente la distanza tra un monomero e il monomero successivo di actina, e si misura la distanza tra testa e coda del polimero. Però questa misura di per sé non è molto utile, in quanto innanzitutto abbiamo tantissime catene polimeriche che formano il network, ma dobbiamo anche tener conto che le catene sono in continuo movimento, cioè sono soggette a continue fluttuazioni, un po' come ho voluto rappresentare con una bandiera. Quindi facciamo una misura media di questa distanza testa-coda del polimero e la media di questa distanza è zero, il che vuol dire che un polimero modellato in questo modo, che è un polimero flessibile, preferisce, cioè la sua posizione ottimale è quella di stare attorcigliato su se stesso in modo tale che testa e coda coincidono. Ora ci serve
un metodo per lavorare con tanti polimeri, cioè con un network polimerico. E in questo framework, che è ancora in fase di ultimazione, definiamo una funzione che tiene conto della che partendo da un punto, come detto stiamo ingrandendo, quindi stiamo passando alla scala microscopica, il punto diventa un volume, una sfera, e teniamo conto tramite questa funzione, definita funzione di distribuzione, teniamo conto della concentrazione delle catene di actine all'interno di questa sfera, moltiplicata per la probabilità P. La probabilità è la probabilità che ha una catena di avere una certa distanza testa-coda. E la campana mostra come la probabilità è maggiore per una distanza R pari a zero, cioè l'intersezione degli assi, e il che equivale a quanto detto prima, cioè le catene preferiscono stare attorcigliate su se stesse e quelle con una distanza R maggiore di zero sono sempre meno man mano che ci si allontana dall'origine. Ora, questa funzione varia per due motivi. Varia se varia il numero di catene che stiamo considerando, ad esempio le catene si possono attaccare e staccare dal network, ma in particolare varia per una deformazione applicata. Ora, grazie a questa funzione, come andremo a vedere, riusciamo a descrivere a livello microscopico quello che sta succedendo alla nostra struttura di actina nella cellula, ma la descrizione viene effettuata alla scala del continuo, quindi alla scala a cui abbiamo lavorato in termini di dinamica recettoriale e deformazione della cellula. E la risposta, il modo in cui questo, possiamo fare questo lavoro è appunto tramite questa funzione che risponde a quello che succede alla macroscala, ma appunto tenendo conto di una descrizione microscopica del network di actina. Nella curva in blu abbiamo sostanzialmente una cellula che può essere, rappresenta le strutture polimeriche, le strutture di actina di una cellula che può essere sostanzialmente definita a riposo. Quindi, ancora una volta, le catene sono principalmente attorcigliate su se stesse e la maggior parte di esse hanno una distanza testa-coda pari a zero. Ma se applichiamo una deformazione alla struttura polimerica, il che vuol dire se la cellula si sta espandendo, si sta muovendo, questa funzione è in grado di descrivere il comportamento delle catene, dei polimeri, che si stanno estendendo. Quindi la curva rossa rappresenta il fatto che le catene estendendosi hanno una distanza R maggiore di zero, per cui la curva si spancia sull'asse della scissa. Quindi tramite questa funzione siamo in grado di unire quello che abbiamo fatto tra dinamica dei recettori e meccanica della cellula a il comportamento del network polimerico, che ripeto necessita di una descrizione microscopica, ma tramite questa funzione siamo in grado di lavorare alla scala macroscopica. Quindi abbiamo visto i motivi per cui studiamo questo processo, questo fenomeno, cioè i motivi biologici, e abbiamo visto una prima simulazione numerica che riproduce fedelmente quanto osservato durante la sperimentazione in vitro. Abbiamo poi visto le strutture polimeriche che consentono il movimento della cellula, un metodo per descrivere i polimeri e un metodo per lavorare alla scala macroscopica, ma tenendo conto della dimensione microscopica dei polimeri, e quest'ultima parte di progetto, che è in fase di ultimazione, consentirà di descrivere il moto della cellula in primis, e uno sviluppo futuro del processo del progetto consiste nel considerare l'interazione tra una cellula e le cellule circostanti, così come avviene appunto nei vasi sanguigni. Per la natura del progetto, le applicazioni sono da ricercarsi ovviamente in campo medico, e in particolare nello studio, nella medicina preventiva, quindi nello studio di strategie antiangiogeniche, cioè strategie che bloccano il processo di angiogenesi sul nascere. Tuttavia, abbiamo parlato di reazioni chimiche, di diffusione di proteine, di diffusione di specie e anche di polimeri, quindi il progetto può essere applicato, e lo è di fatti, in termini
leggermente diversi nel campo delle batterie a litio. Colgo l'occasione per promuovere questa conferenza che si terrà gli ultimi tre giorni di agosto a Sirmione, in cui appunto nel campo dello studio delle batterie a litio, in cui parteciperanno professori da tutto il mondo, che esporranno il proprio lavoro. Ringrazio tutte le persone che lavorano a questo progetto, dai miei supervisori di dottorato, il professor Alberto Salvadori e la professoressa Mitola, e i colleghi dei dipartimenti di ingegneria civile, meccanica e del dipartimento di medicina molecolare e traslazionale. Ringraziamo gli sponsor del progetto e grazie per l'attenzione. Matteo, ci senti adesso? Sì. Matteo? Ah, ok, perché eravamo in muto col microfono. Complimenti per la presentazione. Io ho una domanda per te, se riesci velocemente a rispondere, legata alle criticità che hai riscontrato nella validazione dei modelli che hai implementato. Onestamente devo ammettere che io personalmente non mi occupo delle simulazioni numeriche, quindi della scrittura di codice, delle implementazioni, quindi mi scuso se non sono in grado di rispondere nello specifico. Nessun problema, era solo una curiosità. Grazie ancora. Grazie a voi. Proviamo a tornare indietro. David? Ok, proviamo un'altra volta. Perfetto. Ok. Okay, you can start. Good afternoon. My name is David Angelazlogo and I'm a third year PhD student from the University of Brescia in Italy and the University of Girona in Spain. My thesis is the use of induced pluripotent stem cells, also called IPS, as an alternative model for neurodegenerative and cancer diseases. Today I will present my work around the topic of the three-dimensional hydrophobic platforms for in vitro tumoroid culture, developed during my third year of my PhD. First, I will talk about the state of art of tissue engineering related to cancer. After that, I will comment my hypothesis and objectives of this study, followed by the methodology, results, and conclusions. In the early 90s, the two-dimensional cell culture was employed because it was an inexpensive method, especially for drug testing compared to the animal models. But it had some limitations, such as the cells tend to grow flat and elongated, which is different from the in vivo conditions. Also, the drugs are not well metabolized, so it could induce false positive results when doing the drug testing. And also, there is a poor cell communication because the cells grow in a monolayer. To solve that, three-dimensional was proposed because the cells tend to grow in a shape and morphology more similar to the in vivo conditions. Also, there are similar cell-to-cell communication, which can be seen in native, and there is a good drug metabolism. But also in this case, the common three-dimensional cell culture has some limitations, such as
the limited resemblance to the extracellular matrices, a poor spheroid growth, and a lack of cell viability. One possible solution to solve that was using another three-dimensional cell culture, which is the 3D organoids, by controlling the hydrophobicity of the materials, because the hydrophobicity is related with the cell adhesion to those surfaces. Talking about the cancer, in 2020, cancer caused about 10 million deaths worldwide. Breast cancer is the most common cancer among women in the United States and Europe, being the triple negative breast cancer the most aggressive subtype. In this case, one theory suggests that within the tumor, there are some cancer cells with stemness properties called the cancer stem cells, which may be responsible for the drug resistance and relapses of the tumors. So there is a big importance of finding new targeted treatments for these cancer and stem cells, and especially for these diseases. So my hypothesis is that partial hydrophobic structures are capable of forming tumor-like cell aggregates on those surfaces. And what I did was to characterize those three-dimensional printed structures, or also called scaffolds, and also perform an analysis of the cellular attachment by analyzing the cell shape and cell disposition on those surfaces. In this case, in this study, I used three different techniques. The first, which is the electrospinning. In this case, I used an spray-based electrospinning machine for the manufacturing of the partial hydrophobic platforms or scaffolds. After that, I performed a physical characterization using a scanning electron microscope. And finally, I analyzed the cell attachment to those surfaces by using the Zeiss Axio Imager microscope. The results were the electrospinning parameters, the optimal electrospinning parameters for both configurations of scaffolds. In this case, we used two configurations, which is the methoxypolyethylene glycol polylactic acid, also called MPEG PLA, with the addition of polylactico-glycolic acid, which is PLGA, and the other one, which is polycaprolacton and the same polymer which is the polylactico-glycolic acid. In this case, we observe in the images that we have two Taylor cones stables using that parameters, which in this case in the MPEG were the 10 kilovolts with a flow rate of 1.5 milliliters per hour and a needle nozzle of 18 Gs. As for the PCL-PLGA, we use another parameters, which were the 11.5 volt kilovolts, 3 milliliters per hour of flow rate, and needle emitter of 26 G. The scaffolds then were physically characterized using an scanning electron microscope. The fibers of PCL-PLGA scaffolds were characterized obtaining fibers with 5.90 micrometers of fiber diameter and a pore area of 0.63 square micrometers. In the other experiment, we used a triple negative breast cancer cell line, which is the NDA-MB231 cell line, to assess the cellular attachment. As for the PCL-PLGA scaffolds, which are the first one, we can see in the images that we have cells, but they are in a dispersed way, in a sense that they don't have a proper organization. As for the MPEG-PLGA scaffolds, we see that there is a tendency of forming an organization, To better analyze the cellular attachment, we use the fluorescence microscopy. Cells, in this case, were stained with DAPI, which can be observed either nuclei in blue in the images,
Only in this case, the last configuration, the MPEG PLA PLCI scaffolds were capable of forming these two more light cell aggregates, especially during the 6 and 8 days of the experiments. In this case, we can see that the shape, the organization is a more circular way, which is those represented as those two more light cell aggregates. So the conclusions of my experiments is that hydrophobic materials like the polycaprolactone and the polylacticoglycolic acid are incapable of forming those two more light cells aggregates. Only in this case, this last configuration form those tumor cell aggregates at 6 and 8 days due to the influence of the methoxypolyethylene glycol, which have hydrophilic properties. And the final conclusion is that partial hydrophobic materials, like the tested combination, could be useful in the future of personalized cancer medicine by capturing the tumors of each patient in these platforms and performing better drug testing on those. And these are my publications around all of my thesis. Thank you very much for your time. Any questions? Thank you, David. Is there any question here? Well, I have one. Please? Si sente? I don't know. Questo microfono. Can you hear me? Yes. Hi, David. So nice job. Why are the cell not aggregating in hydrophobic, I guess you said, scaffold, which is There is a theory that the hydrophobicity, the control of the hydrophobicity is related to the cell adhesion. In this case, by using two polymers that are high hydrophobic, the cells are not, let's say, in a way, they are not comfortable in those surfaces, and they don't attach properly to that structure. So because they don't attach to that surface, they are, let's say, suspended in the medium. They don't aggregate and do not form that cell aggregates, which we can see in the other case. Well, it's not completely clear to me though. So the adhesion, how is the adhesion related to hydrophobic capability of the scaffold? In which sense? What I can say is that when the cells what you expect when doing this the culture systems with a three-dimensional cell culture, you expect that these cells attached to that surfaces, and then because of the if the cells are well organized, established in these surfaces, they tend to form those cell aggregates, which are they tend to compact in a way, and to form that circular shape, because you use, for example, hydrophobic materials. Super hydrophobic materials have that property that does not allow the cells to attach properly to the surface, and consequently they don't form that organization because they are not comfortable in that specific surface. So a control on the, if you use, for example, those hydrophobic materials, but then you decrease the hydrophobicity by introducing another polymer, which in this case is the methoxypolyethylene glycol, this increase the hydrophilicity and increase the possibility of cell adhesion to those structures. Yeah, you know, my suggestion is perhaps you can,
try to capture more profoundly the biological motivation of the absence of adhesion. So I understand cells are not comfortable, but this is not science. So I mean, it's just a suggestion for, you know, for your thesis defense. Thank you very much. Thank you very much. Possiamo passare ai prossimi. Sono di nuovo da remoto. Are there Reza and Ishan? Sì, siamo qua. Ci sentite? Ok. Provate a condividere lo schermo. Sì, condivido subito. Si vede? Sì. Ottimo. Buongiorno a tutti. Buongiorno, potete presentare. Grazie mille. Okay. Io sono Ehsan Liagati, faccio prima parte della presentazione. E dopo passo parole a Reza Vaizzadeh, tutti e due siamo PhD students di Kachim e il progetto è potenzialità di recupero di rifiuti in una ottica di simbiosi industriale nella provincia di Brescia. Un approccio per indagare la possibilità di simbiosi industriali e le verifiche delle catene dei rifiuti industriali e le sue gestione. Trovare un modo per monitorare, diciamo, e tracciare la catena dei rifiuti è sempre stato un tema importante nella ricerca di sostenibilità e anche simbiosi industriali. Come sapete, sempre la presentazione grafica è un modo appropriato per trasmettere informazioni complessi. Nel questo progetto abbiamo sviluppato un software collaborando con Confindustria Brescia. Questo software con due versioni, uno si chiama Mudais Industriale e la seconda si chiama Mudais Ricercatori. Più avanti vi dimostrerò il software è sviluppato. Grazie ad ARPA Lombardia siamo riusciti ad ottenere il database MUD. Come probabilmente sapete, il modello unico di dichiarazione ambientale che si chiama MUD è una comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente, nella quale indicare la quantità e la tipologia di rifiuti che hanno prodotto oppure gestito nel corso dell'anno precedente. Comunque siamo di fronte a un sistema complesso. La principale sfida del monitoraggio di flussi sostenibilità. E sappiamo che ci sono diverse definizioni di rifiuti, varietà nei materiali, diversi settori e considerare doppio conteggio sempre perché quando i rifiuti entrano nell'azienda, quando escono cambiano anche i codici IAR e diversi processi e anche diversi trattamenti nelle destinazioni dei rifiuti. E quindi avendo il database abbiamo cominciato la modellazione e il database. Abbiamo considerato lookup tables diversi e anche data tables come dataset che abbiamo preso dal MUD e informazioni anche delle aziende che erano informazioni sensibili riservati. Dopodiché abbiamo fatto data processing e quindi data cleaning abbiamo fatto con il programma, diciamo, il linguaggio programmazione di Python e RStudio e data analyzing abbiamo fatto con Python e i filtri che abbiamo scelto abbiamo usato sempre Python e per la visualizzazione abbiamo usato un programma che si chiama Power BI. Diciamo il programma è composto da due principali parti. Informazioni generali e informazioni dettagliate. Informazioni di dettaglio. E informazioni generali include numero e tipologia di unità locale per comune,
e rifiuti prodotti nella provincia, rifiuti recuperati e smaltiti nella provincia e rifiuti prodotti recuperati e smaltiti nella provincia. Invece informazioni di dettaglio include rifiuti prodotti, rifiuti che vengono da terzi, rifiuti recuperati e smaltiti. E per ogni sezione abbiamo 6 dashboard interattivi per rifiuti prodotti da terzi, recuperati e smaltiti, ricerca, che questi dashboard che vi dimostrerò più avanti, fa la ricerca per codice rifiuto e per tipologia di rifiuto, rappresentazione con grafico ad anello, rappresentazione con grafico ad albero, geolocalizzazione e dettaglio per comune. Abbiamo gli stessi modelli per ogni sezione. Qua abbiamo portato, diciamo, un esempio di questi dashboard che ho spiegato. Qui si vede 3 caselle di ricerca, si può fare la ricerca con codice rifiuto, con descrizione rifiuto, anche con comune, e ci fa vedere rifiuti prodotti in unità locale, fuori unità locale, e facciamo confronto anche con recupero e smaltimento. Un altro dashboard interattivo è qua, si può scegliere qua rifiuti pericolosi, non pericolosi, e codice rifiuto sempre si può scrivere, e 4 caselle di ricerca che si può fare diversi ricerca, che ci fa vedere comunque grafico ad anello con codice rifiuto, parzialmente quali sono i rifiuti, per esempio nel comune, e anche nell'azienda, scrivendo il nome dell'azienda, anche quello volume, e anche si può vedere qua ubicazione del comune, dove ci sono questi rifiuti prodotti. Invece qua abbiamo un'altra rappresentazione con grafico ad albero per rifiuti da terzi, caselle di ricerca rifiuto e codice rifiuto, 2 primi codice rifiuto, si può fare la ricerca, e anche sempre volume e proporzione si vede sul grafico ad albero. Un altro esempio di rifiuti recuperati, ma geolocalizzazione. Poi dice anche descrizione rifiuti per questi che non sono familiari con discorso, anche c'è slicer per scegliere pericolosi, non pericolosi. Ho portato anche un altro esempio di, diciamo, versione ricercatori, che include informazioni ancora più dettagliate, e ancora stiamo, diciamo, sviluppando questa versione rispetto all'esigenza dei ricercatori. Praticamente noi, che cosa abbiamo bisogno di questo mood e come si può estrarre i dati in modo più semplice, più efficace e più efficiente. E passo parola a Reza Vaizzadeh. Grazie per l'attenzione. Grazie Sans, buon pomeriggio, sono Reza Vaizzadeh. Sono anche un dottorando di ricerca di CACIM. Nel mio progetto di ricerca ho sviluppato strumenti per indagare attuazione della simbiosi industriale e economia circolare per la provincia di Brescia, come un esempio di un'area vasta utilizzando i dati di MUD, come anche ha detto ESA. E anche altre fonti di informazione a livello regionale e provinciale. Quindi l'obiettivo della mia ricerca è stato misurare l'impatto di simbiosi industriale sulla gestione e recupero dei rifiuti in questo territorio. Per questo ho seguito 2 approcci di mass flow analysis e network analysis. Inizio con mass flow analysis. In questa slide vediamo come il bilancio di massa può cambiare da un sistema più o meno lineare, qui, a un altro sistema che possiamo considerare come un sistema vicino a chiusura del cerchio. Vediamo che
La transizione verso economia circolare può essere indagato considerando la percentuale di recupero rispetto ad altri tipi di gestione rifiuti come un indicatore utile per sapere a che punto siamo. Quindi abbiamo considerato questa parte della catena, cioè i dati della gestione dei rifiuti. Per questo, per misurare le potenzialità per l'attuazione della simbiosi industriale, sono principalmente per questo abbiamo definito un modello in cui abbiamo iniziato con selezione dei criteri, definizione di simbiosi industriale e gli obiettivi, come evitare lo smaltimento in discariche e riduzione del trasporto dei rifiuti. E poi c'era la raccolta dei dati. Eviterei di ripetere quello che ha detto essa. E poi georeferenzazione di dati utilizzando QGIS e R Leaflet Software Packets. E poi con una programmazione con RStudio abbiamo prodotto i Sankey diagrammi per valutare le potenzialità di simbiosi industriale. Poi c'era anche una verifica del modello studiando alcuni casi di studio con codici CER selezionati per alcuni esempi come fanghi urbani, acciaio e direi casi studio di cui abbiamo la conoscenza e nella provincia ci sono molte esperienze precedenti di cui possiamo sfruttare per la verifica. Quindi in questo esempio che ci mostra i diversi elementi del modello per la gestione attuale dei fanghi urbani, possiamo vedere che come input abbiamo la produzione nella regione o anche a livello provinciale possiamo farlo e rifiuti ricevuti da fuori territorio con indicazioni del trasporto. Dopodiché su output abbiamo la percentuale di recupero e smaltimento separati e codificati per diversi tipi di trattamento, ad esempio, non so se possiamo vederlo, con codici R, per esempio R1 per il recupero energetico, R3 per il recupero della materia organica, e anche abbiamo una parte piccola che viene trasportata fuori del territorio. Nella fase successiva, per misurare lo stato attuale della simbiosi, per misurare lo stato attuale della simbiosi è stato sviluppato un altro strumento in quattro fasi per visualizzare e analizzare il network fra le aziende bresciane per scambio dei scarti dei processi produttivi utilizzando il software GEFI e poi il modello di analisi di tipo mass flow analysis è stato applicato per misurare l'impatto della rete nella riduzione di smaltimento in discariche e dei trasporti. E infine sono state valutate le opzioni di ottimizzazione per aumentare gli scambi come uno degli scenari futuri di simbiosi industriali. In questa slide possiamo vedere tutta la rete di simbiosi industriale a livello provinciale in cui i nodi sono aziende e i colori che rappresentano le loro corrispondenti attività economiche. Invece i legami fra i nodi sono
gli scambi di rifiuti. Vediamo che la rete è piena dei nodi verdi che sono industrie metallurgiche, per cui è molto famosa la provincia di Brescia, ovviamente. Questo è legato al ruolo, come ho detto, elevato dell'attività metallurgica rispetto a tutte altre attività economiche in provincia. E quindi questo grafico a barre a sinistra ci fa vedere lo stato della diversità industriale come un fattore importante per il sviluppo della simbiosi industriale. E quindi la rete di simbiosi viene fortemente dipendente dalla partecipazione delle industrie metallurgiche. Per presentare meglio la rete, ingrandisco alcuni cluster come due esempi. Un gruppo attorno ad un'azienda del settore metallurgico, il punto verde qui a sinistra, e un altro attorno ad un produttore di articoli in plastica in blu qui a destra. Vediamo un esempio dei dettagli che abbiamo individuato per queste due cluster utilizzando il modello di mass flow analysis. L'azienda del settore metallurgico ha sviluppato un cluster ricevendo 6 diversi rottami metallici da 28 aziende di 7 diversi settori. La quantità di materiale recuperato è riportata, nonché la distanza media che le risorse dovrebbero essere trasportate in assenza della simbiosi. Per questo esempio, i rottami che vengono recuperati in questa azienda sono i rifiuti che ora non vanno in discarica, seguendo le normative per il loro riutilizzo come risorse, e quindi il contributo di questo cluster di simbiosi è principalmente la riduzione dei trasporti, espresso in distanze medie evitate in chilometri, e delle relative emissioni per trasporto. Invece, l'azienda del settore plastica recupera contenitori contaminati di uno solo codice CER, codice rifiuto specifico, pericoloso. Il contributo ambientale di questa azienda, quindi, è la riduzione della quantità di rifiuti in tonnellate di rifiuti conferiti in discarica. Alla fine volevo condividere questa slide come una sfida futuro e un argomento per la continuazione della ricerca. La mancanza di diversità in network può essere una barriera per avere la network efficace di simbiosi industriale per una provincia o ogni direi area vasta. Quindi in questo grafico a barre vediamo in arancione il numero totale delle aziende esistenti in ciascun settore industriale nella provincia di Brescia e in blu invece il numero delle aziende dello stesso settore già coinvolte in scambi simbiotici. La differenza tra l'altezza delle due barre mostra le aziende che potenzialmente producono i rifiuti simili in ciascuna attività che possono essere aggiunte alla rete. E quindi lo scopo della fase successiva della ricerca è evidenziare il potenziale per includerli nella rete e le barriere e i drivers che possono influenzare questa azione. Concludo con questo e vi ringraziamo molto per l'attenzione. Ci sentite? Sì, sentiamo. Non ho mai sentito l'applauso, però.
Ci sono, non so se c'è qualche curiosità che viene dalla platea oppure no. Se non c'è, vi ringraziamo ancora. Grazie. Grazie. Passiamo all'ultimo. All'ultima presentazione. Esattamente. Yakas Osman Muhammad. Sì. Evaluation of the effect of the climate variability on hydroglaciological behavior on water availability in upper industry. Thank you. We switch again to English. Yes. Okay. Unfortunately. No, no, no. It's the official language of our PhD school. Okay. Right. Okay, so hello, good evening to everyone. My name is Muhammad Osman Liaquat. I am a third year PhD student in Dikartan under supervision of Professor Beto Ranzi. And the topic of my PhD thesis is evaluation the effect of climatic variability on hydroglycological behavior in upper Indus basin. First of all, I will just give you a little bit introduction about the this area and its importance. Why I have selected this area. This area is basically a transboundary basin. Like this basin is shared between Pakistan, India, China, and Afghanistan. And it is one of the most important basin which is providing water to 1.4 billion people in this region. And it is also one of the fresh water sources that are providing the fresh water sources to the 1.4 billion in this region. So in order to monitor its water availability is really beneficial because mostly the downstream areas here, this region is mostly the agriculture land, both on the Pakistani side as well as is on the Indian side. So it is really necessary to monitor the how the glaciers are, I mean, retreating with respect to climate change. So I can just now a little bit to describe about the largest this one, and the major share of this basin is basically lies within the Pakistan boundary, 46%. The remaining basin is lies in some part in India, then China and Afghanistan. So it is really beneficial to monitor how much the climatic change affect this basin in terms of future water ability. So these are the the problem statements, and this is the like the major objectives of my thesis. In the first part of my thesis, I investigate the interannual and seasonal variability of hydroclimatic trends in upper Indus basin. In the second part, I will evaluate how the snow and glaciers are changed with respect to climate change and how it will affect the future water availability in the next years. I'm sorry. Okay. So before going to the next slide, I will just tell you what is the main reason for the problem behind it. If you see this area, for example, on only the climatic stations basically lies within this region on the Pakistani side. Due to this political situations, the data is not available in this region, on this region. And this is the region where which lies basically the on the Indian side. And this is the region which lies in the Chinese side. So overall, the Indus River is basically originating from here. So in order to monitor the water availability, it is really necessary to examine how the changes are carried out. So most of the stations that are being, I have the data availability is mostly located on the Pakistani side. We do not have the availability of the data on the Indian side. Only one station which is located in the Chinese side, we have a data availability. So now the question is, in terms of scientific point of view, okay, you don't have the data set, then what should you do? Because definitely if we need to examine the whole analysis, we need some data, especially on the other part of region where data is not available.
For this purpose, satellite remote sensing data sets are available in order to fulfill this deficiency. And these are the, that I have already mentioned, these are the data sets that I mean the data that I used from the Pakistani sites. And this is the data, I mean the remote sensing satellite based data sets. I mean, I use four different type of data set in order to fulfill the deficiency of the data which are not, I have availability on the Indian side. So I use the four different type of data sets. The one data set which is based on the ground-based meteorological values, the second is the combination of observed and satellite based, similarly the Persian. So basically there are four different type of data sets I have used in order to also examine its variability and its deficiency. And this is the methodology in order to examine the, I mean, the accuracy of the data set. After applying this methodology, these are the initial results that I have calculated it. On the basis of this data set, we have examined that mostly the precipitation, there is a great, okay. So you can see here, there is a great variability of precipitation here in this side. A little variability is present on this region where the most, also some, I mean, the Kashmir region is present in terms of snow and dirt. So the climatic variability is affecting in this region in terms of a future water availability. And one more important thing that I need to mention here. Fortunately, if you can see this one, IVCATU CNR station, Italian Meteorological Agency, AICS, also installed the three meteorological stations in this region. In this, and you guys might be also know that the Italians are the first one who reach in this region, the second highest mountains in the world, K2. Which is also known as the God Astron. So they basically install these three meteorological stations in order to examine the snow and glacier behavior in this region. Okay, and these are the initial accuracy analysis results. According to the results, thus the first one, the CHIPS, which is the combination of meteorological data set as well as the satellite based data set, providing us a good results, followed by the ERAFI, Aphrodite and Persian CDR. And these are the my results that I have compared with some previous studies that have been carried out in the previous years. So according to these results, my results are quite similar with, in terms of the previous studies that have already been carried out by using the different methods and statistics. Now, these are the trend analysis. I mean, how much the rainfall and the discharge is changing. And this is a thing that is a little bit alarming in this region. How? Mostly in the previous years, most of the rainfall basically in the summer season, monsoon season. So we have a great water availability in the summer season. But in last 15 years, there is a phenomena that we have examined here that the winter season there is also increasing in precipitation. And this precipitation is basically due to the orographic effects that are creating the warming and also the creating the precipitation. So the patterns of precipitation is changing, and this is alarming, especially in the agriculture point of view, because we need the water, especially during the the earlier winter season when there is a sowing of wheat. But this is basically creating this issue here. I mean, a winter season by the end, and then spring season we don't have the water, and similarly in the summer season when there is a time of sowing the rice, there is no water available in these regions. I mean, the variability is great in this region. Similarly, we have seen here, for example, in terms of river discharge is also creating issue. For example, in the winter season,
It is a general phenomena that mostly in the winter season there is a very less flow. But in last 20 years, due to the global warming and climate change, the discharge is going to increase here. You can see here, and it is continuously increasing. So it means that snow melt is also a little bit due to the rising in temperature. Snow is also being melted during the winter season, and it's not good in terms of future water availability. And these are the temperature trends. I mean, in terms of temperature, how the temperature is being. So you can see here, for example, in December, this one 0.03. So per 100 degree centigrade, I have examined it. So there is, this is the, I mean, by the end of century, 4 degrees C in winter season will be the temperature increase. And the 4 degree temperature is quite a means a lot, especially in the winter season is increasing. It means the snow melt, which we have accumulated, it will be melt within that season. So we have don't about water availability in other spring or summers. And these are also results, for example, in terms of water balance. Water balance, I will just tell you in a simple words. I'm sorry. Okay. So especially in these regions, there is, I mean, a shortage of, I mean, the water availability that is creating the issue in order to complete the water balance. Water balances mean how much the rainfall is coming, how much we have a snowfall, and at the end we have to fulfill this criteria. In these other regions, okay, the phenomena are still fine, but in those regions, in these regions, the overall there is a shortage of water availability. So in the conclusion, I can say the results indicate that a chips precipitation data set performs better in simulating the precipitation followed by era 5. Precipitation and discharge reveal significant variability than annual scale. And these are the results that I have already published in the theoretical and applied climatology. And in my second objective, I have examined how much this snow melt is, variation is being carried out. For this purpose, it is really difficult if I take the whole basin. So what I did, I use a small area, which is already being investigated by the Italian Agency of Cooperation nowadays in Gilgit Baltistan, Pakistan. So I have selected this region. And even in last year, there is a great, the ice dynamics, flow events occur are in this region. So this is a small catchment where I am examining the snow and glacier melt runoff. And this is the model that has been developed by the Professor Ranzi in the Italian Alps, and this same model I'm trying to apply it in Pakistan. And these are my initial results that I have been examined by the snow cover simulation, snow melt progression. So overall, I have obtained a quite good results by comparing the observed snow cover area with the simulated snow cover area. And these are the statistical measures that I have used in order to evaluate the model. And this is, I just need to run this, play this video. This is the. Okay. So, the initial results that I have shared, it's basically the temporal results. And these are the spatial analysis results that I have compared with the two types of satellite data set. So, according to these results, the snow cover area, I have a quite good results for comparing my results with both, one satellite data and similarly this satellite data. And if we have seen there this one, maybe because we in the simulated results, we don't see such, these holes. Basically, these holes are due to the cloud covers. So when there is a cloud cover, satellite is unable to detect the bands in that region. So that is the only deficiency that we have examined here in this region. Overall,
by the end, we can see that there is, I mean, a quiet consensus between the simulated results as well as the observed data set. Okay, and these are my scientific publications that I have still being published during my PhD thesis. Yes, thank you so much. Thank you. If you have any questions, I would be happy to answer. The temperature measurement. The energy is the same. It's a very high resolution. Yeah. Right. So I'm amazed. We do. 0.0. No, it's. I mean, this is basically. It's not the temperature. It's basically the magnitude. The what? This is basically the magnitude value. 0.03 per 100 degrees per 100 years. So it's basically the. You can say. But if you 1 minute, this is if you multiply 0.03 multiply with 100, it will be a 3 degrees. Ah, okay, it's 3 degrees. Yes. Okay. Yeah. Okay. If I can say for the 1 year, because the resolution was amazing. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. It has been a very, very long day, but very beautiful. Thanks to Mohammed, to everybody, to all the students. Okay. Thanks. Thank you, guys. Bene, ringraziamo tutti per aver partecipato al PhD Talent Day. La giornata si conclude qua. Potete pure disconnettervi e se vorrete le registrazioni basta che ce lo chiediate a marketing@csmt.it. E vi auguro una buona serata e un buon weekend. Grazie. No, ovviamente ringraziamo anche tutti i partecipanti anche da lontano. Thanks for your presentations and have a nice weekend.